Fondazione è sempre disponibile a parlare di cultura in senso lato, è sempre disponibile, è la casa degli aquilani e quindi abbiamo accolto con piacere l'iniziativa di Franco e di Nicoletta di ricordare in questo mese di novembre gli 80 anni della battaglia di El Alamein e poi di parlare anche un po' della guerra di liberazione. Però di questo poi parleremo dopo, perché io ci sto non solo come presidente dell'assemblea della fondazione, ma anche come presidente della deputazione di Storia Patria, e in quella veste qualche domanda la vorrei fare. Ma veniamo ai, quindi grazie a tutti per essere presenti. Io darei la parola intanto al colonnello Marco Iovinelli, che è il comandante dell'esercito Abruzzo e Molise, che ci porta il saluto dei militari in arme. Sì, pongo i saluti alle autorità presenti, a tutti gli amici presenti, soprattutto questo i conferenzieri sono di altissimo profilo. Intanto grazie Franco e Nicoletta per aver organizzato tutto questo e vi ringrazio sempre per l'attività che svolgete. Ringrazio un saluto al generale Prizzi che è stato insegnante di strategia al corso di Stato Maggiore, scuola di guerra, e di lui ricordo sempre le lezioni in cui ci coinvolgeva, ci interrogava continuamente. Ricordo ancora le interrogazioni che faceva il generale Sganga, allora capitano Sganga, il mio collega di corso, che erano sempre coinvolgenti le lezioni. Poi è stato comandante del comando militare Abruzzo. Poi un saluto al generale De Chigi, che io conobbi in Bosnia durante un'operazione, poi ci siamo rincontrati molto spesso nei corridoi dello Stato Maggiore. Quindi, un paracadutista vero e un appassionato di storia. Quindi, e poi un saluto al professor Marinelli, che non ho parole per descrivere. Siamo qui per ricordare gli 80 anni di El Alamein e ricordare quindi i paracadutisti. La brigata paracadutisti oggi è una delle brigate di punta dell'esercito italiano, ma è una brigata di punta perché è composto da persone che hanno delle tradizioni. Io non mi dilungo perché tratteranno i paracadutisti ciò che sono i paracadutisti. Quindi grazie per essere presenti e buon ascolto. Grazie. Allora diamo la parola a Nicoletta Proietti, che è la presidente dell'Associazione dei Storia, che ha organizzato questo evento. Lei in realtà si occupa di scienze dell'alimentazione, nutrizione umana, esperta in alimentazione medievale, ma non disdegna anche di occuparsi di storia e quindi di organizzare queste interessanti riunioni. Prego Nicoletta. Buonasera a tutti. Mi sento veramente onorata di avere dei relatori e una platea così importante per questo convegno sui paracadutisti dalle sabbie del deserto alla guerra di liberazione. Mi sento onorata perché molto spesso noi guardiamo così dall'esterno gli eventi, ma dovremmo pensare che comunque i singoli individui insieme verso un comune obiettivo creano la storia. E questo è importante. È importante l'unione di tante personalità, di tanti uomini coraggiosi che hanno raggiunto uno scopo proprio perché hanno saputo lavorare in squadra, in team. Io vi lascio dandovi il benvenuto qui all'Aquila e
sperando che i lavori vi diano il piacevole pomeriggio che sarà sicuramente quello di oggi. Grazie. Grazie Nicoletta. Adesso la parola a Francesco Pagnani, che è un ricercatore di storia, uno scrittore, ha scritto tanti libri in materia di storia della Seconda Guerra Mondiale, non solo, che è il vicepresidente dell'Associazione dei Storia e che è un po' l'animatore di questa giornata. E anch'io mi unisco ai ringraziamenti di Nicoletta, della Presidente, tra l'altro Nicoletta molto modesta, però diciamo che De Historia in due minuti ha due filoni di sviluppo, uno che è quello legato alla storia contemporanea, quella del Novecento, che seguo essenzialmente io, e poi c'è tutta un'altra parte ugualmente importante quanto affascinante, che è quella dell'alimentazione storica medievale, che segue invece Nicoletta insieme al direttore scientifico di De Historia, che è il professor Giuseppe Fatati, che vi saluta e che è stato per anni il presidente dei nutrizionisti italiani, ma che è un profondo conoscitore storico dell'alimentazione nei secoli passati. Quindi diciamo noi abbiamo queste linee di sviluppo essenzialmente. Io ringrazio, devo ringraziare a mia volta per tutti i patrocini ottenuti, il Ministero della Difesa in primis, De Historia è nata nel 2016, ha già ottenuto 4 patrocini del Ministero della Difesa a sue iniziative, e questo secondo me è un incoraggiamento per noi ad andare avanti. Successi. Io ringrazio le persone che sono intervenute, in particolare per quanto riguarda i paracadutisti, abbiamo dei presidenti di sezione. Io tra l'altro sono immotivato socio dell'associazione Anzio Nettuno Ardea Pomezia, spero di non dimenticarne nessuna località, e sono socio e lo sarò finché potrò, perché mi chiese di diventare socio un vecchio paracadutista di cui ho avuto l'onore di raccogliere le memorie, e Oreste Casciaro. E il presidente della sezione AMP di Avezzano, Paolo Giambattista, e poi ci sono tante associazioni per l'ANARTI, per gli artiglieri, cioè il generale Antonio Laudante, e c'è per la NUPSA il caro amico il generale Suffoletta. Io non vorrei dimenticare nessuno, mi scuso, e ci sono in sala anche service cittadini, associazioni che io ringrazio. E ringrazio tutte le autorità militari presenti, l'Arma dei Carabinieri, la Questura, la dottoressa Tomacello in particolare, che è venuta come vicario del Questore. E debbo, veramente sperando di non aver dimenticato nessuno, il presidente dell'associazione dell'Istituto Abruzzese di storia contemporanea e della resistenza, Carlo Fonzi, di cui faccio parte anch'io, e abbiamo una presenza molto importante, un paracadutista della Nembo che ci ha fatto l'onore di essere presente, ed è il luogotenente del ruolo d'onore Gian Piero Monti, che ringrazio per essere qui, medaglia d'argento al valor militare. Grazie. Soci, agli amici dell'associazione, oltre che a tutti i presenti. Grazie per l'invito a partecipare all'importante convegno che è inquadrato nel contesto dell'80° anniversario di El Alamein. Per me è un'espressione di rispetto e di vicinanza particolarmente gradita, in quanto rende evidente, semmai ce ne fosse bisogno, il rapporto di intima collaborazione, condivisione, consentitemi di dire, lungimiranza di intenti che anima il nostro modo di rapportarci, nel solco di un rapporto speciale appunto che si è consolidato ormai da anni insieme ai precedenti comandanti. Sono a chiedere in videomessaggio di perdonare la mia assenza e impossibilità a partecipare come invece avrei genuinamente voluto. E mio tramite desidero rivolgere da parte di tutta la Folgore i più vivi sensi di gratitudine e riconoscenza per il serio lavoro, impegno e l'intrinseca valenza morale delle attività esercitate dall'Associazione nell'opera costante di divulgazione della storia. Sì, perché
pastore, in primis di chi ha sacrificato la propria vita per rendere migliore la nostra, mantenendo fede al giuramento prestato, ritengo sia una missione di altissimo valore etico e morale, che contribuisce al consolidamento di una coscienza civile. Ritengo sia un impegno che nobiliti il valore militare, il valore civile, e supporti la memoria di un'antica grandezza che non può essere dimenticata. Come evidenziato in un videomessaggio il reduce caporale artigliere paracadutista Antonio Ancora, 101enne, al quale ho chiesto recentemente di inviare un video saluto proprio in occasione della celebrazione dell'80esimo e festa dei paracadutisti che si è svolta a Pisa il 21 ottobre scorso, la commemorazione è un momento di appello ai valori trasmessi da uomini che hanno servito fino all'estremo sacrificio perché divengano riferimento per i nostri giovani, valori di una generazione di soldati italiani che sono i nostri nonni, i nostri bisnonni, che non si sottrassero a un destino scritto, il destino del sacrificio consapevole. Come si legge in un libro noto sulla storia della Folgore che riporta le impressioni di un ufficiale del corpo d'armata nella mattinata del 5 novembre del 42, non ricordo esattamente le parole, ma il senso è che era commovente vedere i ragazzi affaticati dagli occhi lucidi scavare buchi e pulire i fucili mitragliatori e prepararsi all'estrema resistenza come la più bella prova del dominio della volontà. Sì, perché quelle pagine di storia non solo ci descrivono le gesta e i comportamenti degli uomini, che sono sicuro oggi durante il convegno ricorderete, esse sono molto di più, sono le nostre radici, fanno parte della nostra cultura e del patrimonio che l'istituzione militare custodisce. Ci insegnano che il valore e l'eroismo possono essere una scelta o un percorso obbligato dagli eventi, ma risiedono soltanto negli uomini che tengono alla propria dignità più che ad ogni altra cosa. Per noi, uomini e donne in uniforme, il loro esempio è la forma più alta di insegnamento per riuscire a interpretare al meglio quel concetto che è il fondamento della condizione militare di ogni servitore dello Stato, di servizio al Paese e alla Costituzione. Mi faccio garante e responsabile dell'impegno della Folgore a rinnovare proprio la valenza dell'ascito spirituale, del messaggio che gli uomini dell'Alamein ci hanno affidato, ricordando che la Folgore non è l'eccezione del valore dei soldati italiani impegnati in Africa settentrionale. Tutti interpreti splendidi degli eterni valori, del dovere e dell'amor di patria. Bene, concludo ringraziando nuovamente di cuore il Presidente per l'opportunità che mi ha dato di inviare questo video saluto e certo del successo del convegno. Colgo l'occasione per far giungere a tutti nuovamente i miei più sinceri saluti e sensi di antica stima, nella certezza della volontà e impegno condiviso di continuare a rinsaldare, a mantenere vivi i profondi legami, principalmente spirituali, che animano le nostre istituzioni. Buon lavoro e buon convegno. Grazie al generale Vergori per queste parole. Tra l'altro c'è un video realizzato dall'Associazione di storia proprio sugli 80 anni della battaglia di Alamein. Il 23 ottobre 1942 nel deserto egiziano ha luogo la terza battaglia di El Alamein, lo scontro decisivo. Il deserto e il progresso stanno piano piano facendo scomparire le vestigia di quello scontro e quindi è dovere della memoria storica mantenere vivo quello scontro, quello che successe nelle sabbie egiziane 80 anni fa, mantenere viva la memoria dei reduci
che parteciparono a quello scontro e vide coinvolti in un fronte di oltre 60 km dal mare alla depressione di Alcattara truppe italiane e tedesche e si immolarono nel tentativo di bloccare il passaggio degli inglesi. Truppe come l'Ariete, come la Ramke, la 90esima leggera tedesca, la divisione di paracadutisti Folgore. Gli inglesi erano riusciti nel tentativo di trasformare la tattica di movimento di Rommel, fatta di audaci puntate offensive, veloci avanzate, in una battaglia quasi da prima guerra mondiale. L'ondata lunga italo-tedesca si infranse verso la linea contro la linea di El Alamein, che gli inglesi avevano avuto modo di fortificare da diverso tempo. Non solo, i rifornimenti americani in termini di carri armati pesanti come i Lee Grant o gli Sherman e di artiglieria facevano ormai pendere in maniera davvero molto ingente il bilancio a favore degli inglesi. Quello che gli inglesi chiamarono un attacco diversivo a sud nella depressione del Kattara fu in realtà un attacco pesantissimo con la settima corazzata, con le truppe scozzesi, con i greci, con la Francia libera, un attacco che si infranse sulle linee della Folgore, ripetutamente battute insieme ai ragazzi della Pavia. Il successivo sfondamento a nord costrinse i paracadutisti a ripiegare nel deserto. Alcuni, pochi, riuscirono a scampare, molti furono catturati, fra cui Santo Pelliccia, di cui ho scritto, dalle velocissime truppe inglesi. Però dopo El Alamein fu la volta della resistenza sulla linea del Maret, fu la volta della battaglia di Takruna contro i neozelandesi, dove furono scritte altre pagine di gloria. I paracadutisti in particolare poi continuarono il loro impegno anche nel nuovo esercito, nella guerra di liberazione, scrivendo anche lì pagine di gloria. È certo che El Alamein è nel DNA di ogni basco amaranto di oggi, da quelli che hanno operato in Somalia a quelli che hanno operato in Afghanistan e in tutte le missioni che hanno visto i paracadutisti presenti, sempre nel ricordo di quel 23 ottobre del 1942. Allora, vi dicevo, io sono qui anche come presidente della Deputazione di Storia Patria, che è un'istituzione storica molto risalente nel tempo, è stata fondata ad Aquila nel 1888, parlo ai militari, più o meno è il periodo di Adua, per darci un'idea, sono più di 130 anni e ha lo scopo di favorire e promuovere iniziative sulla storia, mettendo insieme la cultura storica accademica con la cultura storica dei ricercatori locali o dei ricercatori, come il nostro caso, specializzati in determinate materie come la storia delle battaglie e delle guerre. Tra l'altro io mi sento a disagio vicino a due generali, io ho fatto l'alpino, ma sono rimasto alpino, non manco caporale, quindi ho un grande apprezzamento invece per le alte gerarchie del nostro esercito. Però vorrei fare qualche domanda da storico al generale De Chigi, che poi parlerà, a cui poi darò la parola, e anche al generale Prizzi. L'Italia ha rimosso per tanti anni la Seconda Guerra Mondiale. La rimossa perché è stata una guerra, diciamo, sfortunata. Abbiamo iniziato con la campagna di Grecia, poi con il generale Graziani che in Africa è andato contro gli inglesi ma è stato sconfitto, sono stati fatti un sacco di prigionieri, poi abbiamo l'esperienza della Russia. E poi devo dire, ma questo lo vorrei dire dopo, le forze armate si sono riprese con la guerra di liberazione, a cui hanno dato un contributo che devo dire, io quello un po' l'ho studiato, un contributo che è stato spesso disconosciuto e che invece è molto più rilevante di quello che appare nei libri di storia e soprattutto nella storia, diciamo così, scolastica. Si dice, l'abbiamo visto prima, mancò la fortuna, non il valore. Sul valore non discutiamo, gli atti di eroismo
sono stati tantissimi, ma siamo sicuri che è solo sfortuna e non è anche impreparazione? La colpa non è certamente di coloro che vanno a combattere, ma è di coloro che ce li mandano senza le necessarie strutture logistiche. Io ho letto anche dai resoconti di tanti che c'erano nell'Alamein che mancava la benzina, mancava l'acqua, mancavano i carri armati. Ragionare in questi termini contro gli inglesi, che erano molto di più, era effettivamente difficile. Qualcuno sostiene, ho trovato qui là scritto, che probabilmente questo dipendeva dal fatto che dall'Italia non arrivavano l'acqua, la benzina, i mezzi, perché nel Mediterraneo gli inglesi affondavano tutte le nostre navi. E probabilmente se avessimo preso Malta questo non sarebbe successo, perché una base così forte come quella di Malta avrebbe permesso di interrompere queste stragi. Ecco, io su questo do soltanto degli spunti e mi farebbe piacere se poi qualcuno mi desse le risposte. Intanto diamo la parola e lo ringraziamo per essere qui al generale di brigata Cristiano Maria De Chigi, che è stato vice comandante della brigata paracadutisti Folgore, capo dell'ufficio storico del 5° reparto affari generali dello Stato Maggiore dell'Esercito, e in questo ruolo penso che nessuno più di lui ci possa dare una risposta a queste domande. Prego, generale. Allora, io la ringrazio, la domanda che ha posto è la domanda delle domande: perché mai siamo entrati in guerra nelle condizioni in cui eravamo? Certo, non è così semplice rispondere. L'esercito è uno strumento della nazione, cioè è quell'insieme di capacità, di organizzazione, di strutture che deve rispondere all'impiego delle armi e della violenza qualora la nazione lo chieda, però lo fa con quello che la nazione gli mette a disposizione. E di fatto quello che il paese ha messo a disposizione del Regio Esercito, della Regia Marina, della Regia Aeronautica era il meglio di quello che eravamo in grado di produrre. La storia delle scarpe di cartone sono tutte storielle che sono state messe in giro. Le scarpe non erano di cartone, ma chi aveva fabbricato mai delle scarpe che dovevano andare in Russia a 40 gradi sotto zero, nella neve, nel fango della pioggia dell'Ucraina, in maniera continuativa per mesi e mesi senza poterle mai manutenzionare? Cioè non eravamo proprio in grado di affrontare quel tipo di impegno, ma non lo eravamo tecnologicamente, non eravamo in grado di fare una cosa del genere. E poi l'esercito aveva pensato di combattere la prima guerra mondiale, ma di norma gli eserciti si addestrano alla guerra che hanno perduto o vinto, comunque alla precedente. E abbiamo fatto pochissime cose, eravamo abbastanza conservatori come forza armata, quindi abbiamo fatto poche cose per cambiare. I carri armati che abbiamo, che noi prendiamo tanto in giro le scatolette, l'L-335, il carro armato quello piccinissimo, che di carro armato non c'è niente, ma gli inglesi avevano il Bren Carrier, che era la stessa cosa, era pure scoperto, quindi con una bomba incendiaria tirata dentro, prendeva fuoco, era molto peggio dell'L-3, che invece era tutto chiuso, voglio dire, era completamente... Però noi prendiamo in giro il nostro e guardiamo il Bren Carrier come se fosse un'invenzione della tecnica formidabile, eccetera, eccetera. Quindi se cominciamo a togliere tutti gli strati di vernice e di spessore ideologici per dare la colpa all'unico che non si poteva difendere, che alla fine era l'esercito, uno strumento che fa con quello che ha, quello che il governo gli impone, e lo fa sempre. Porta i banchi nelle scuole, porta via le bare dei morti di Covid, cintura ai paesi, fa tutto quello che viene chiesto. Sabato scorso è venuto il generale Figliolo. Andiamo a fare quello che la sanità non sa fare, evidentemente, perché se dobbiamo pensare a mettere un generale a far fare le iniezioni al prossimo, va bene, lo facciamo, ci mancherebbe, e lo facciamo anche bene, facciamo tutto con quello che c'è. Poi non è che ci possono dire: ah, ma come, avete fatto male, se quello che c'era era quello che potevamo fare, era quello,
e lo hanno fatto sicuramente bene. Se, ripeto, togliamo tutta l'ideologia, la politica, tutti quelli che volevano assolutamente mettere sotto schiaffo qualcuno, le forze armate, che dovevano pagare tutte le colpe di un ventennio che ha fatto quello che ha fatto in tutti i livelli della società, non soltanto con i militari, va bene, l'abbiamo pagata, ma continuiamo, oddio, adesso sono pensionato, non continuo più, continuiamo a fare il nostro mestiere con la stessa serenità e la stessa disponibilità. Quindi la sua domanda è difficile da rispondere, perché ci stanno tante posizioni che hanno sempre attaccato le forze armate, ma le forze armate hanno fatto la guerra che il governo gli ha chiesto di fare, anche con le limitazioni che mano a mano il governo ha messo. Non è un problema di forze armate, non si attaccano le forze armate, si attacca il governo che ha fatto le guerre mandando le forze armate che non erano preparate. Dopodiché i successivi non è che ci hanno aiutato più di tanto, voglio dire, ci hanno dato tutte le colpe che non avevamo, scaricate sulla struttura esercito, marina, aeronautica, e ma va bene così. Su Malta che mi dice? Su Malta che le dico? Malta è stato una mancanza di visione strategica. Malta andava presa, ma andava presa quando è che viene dichiarata la guerra? Nel giugno del 40, al 10 giugno? Ecco, l'11 dovevamo essere già a Malta. E invece non c'erano neanche i piani. I piani sono stati fatti, anche complessi. Tenga conto che quando noi disegniamo l'operazione su Malta, e la divisione paracadutisti, che poi prende il nome di Folgore, viene disegnata per andare a prendere Malta, fra gli altri, non è che c'erano solo i paracadutisti, ci sarebbe stato uno scatafascio su Malta, 50.000 uomini dovevano occupare Malta, che è grossa, uno schizzo, è veramente una cosa piccolissima pensare di mandarci 50.000 soldati sopra, come riempirla proprio, come se ci mettessimo un cipresso, è incredibile. Però non c'erano state grosse operazioni aeronavali, i tedeschi non vanno in Inghilterra perché non sono in grado, ecco. E noi non abbiamo fatto Malta, nonostante l'abbiamo pensata tutta, perché per un attimo, caduta Tobruk, quando finalmente cade, sembra veramente che gli inglesi siano alla disfatta, sembra che effettivamente ci sia la possibilità di arrivare ad Alessandria, al Cairo, in un attimo, e invece assolutamente così non è. Non ci scordiamo che a dicembre del 41 entrano in guerra gli Stati Uniti, e quindi evidentemente quando siamo a ottobre-novembre del 42 la differenza del potenziale industriale che si era messo in moto a sostegno della Gran Bretagna, si doveva vedere. E lo vediamo lì, quello è il teatro più importante per gli inglesi, diciamo, nella guerra europea, è il più importante per gli italiani, anche per la difesa del loro stesso prestigio e della penisola, è il meno importante per i tedeschi, che ci mandano pochissime unità, si interessano soltanto della Russia, quello è il loro problema grosso, non è soltanto lo spazio vitale, ma è proprio il problema del confine che hanno loro così labile, con una pianura infinita e con le orde degli slavi che sembra sempre che stanno lì, che li devono aggredire, e ce l'hanno proprio, è atavico, ce l'hanno proprio nel sangue come problema loro, e quindi guardano solo da quella parte. E mandano il generale che pensano essere meno importante, anzi quello che gli altri generali schifavano, che è Rommel, che era sì un genio fino a un certo punto, mandano solo lui, così sta fuori dalle scatole, e si interessano solo da Russia. No, io la ringrazio per la risposta, ma lei c'è il suo intervento. Beh, era molto solleticante, insomma, come domanda. Ora, il mio intervento, io cercherò di farla veloce, 100 giorni per il mito, ho scritto, 100 giorni per il mito, perché la Folgore non esiste quando scoppia la guerra, non esiste fino alla fine del 41, quando viene costituita la divisione paracadutisti, prende il nome di Folgore, il nome Folgore nell'esercito italiano, c'era stata soltanto una bandiera di un gruppo banderas, che era un battaglione di un reggimento di unità volontarie che avevano fatto la guerra di Spagna, che aveva il nome Folgore. Poi nell'esercito il nome Folgore non c'era mai stato, questo nome esce fuori con una proposta della divisione di darsi un nome, stranamente il ministro della difesa, o chi lo faceva per lui, Mussolini, cioè Sorice, gli dice: ma vi chiamate divisione paracadutisti, va bene così, non vi serve nessun nome, quindi Folgore viene cancellato quando lo propongono, e riesce fuori nel 42 quando è già in Africa o sta andando in Africa. Ora che succede?
nel momento in cui questa divisione paracadutisti, che non ha nome, che ha un primo, secondo e terzo reggimento e un reggimento d'artiglieria per divisione paracadutisti, pensate che nome complicatissimo che hanno, succede che Rommel, appunto, ha preso Tobruk, è convinto di arrivare tempo zero ad Alessandria e si prende tutto quello che può, che era pronto, per andare a Malta. Quindi la divisione paracadutisti, la brigata Ramke dei paracadutisti tedeschi e un'altra serie di piccole unità, oltre a tutta la flottiglia di motozattere che erano state messe insieme per sbarcare su Malta e che cominceranno a fare il piccolo cabotaggio da Tripoli a Bengasi fino alla base del Dabba, trasportando i rifornimenti, perché da Tripoli a El Alamein ci sono 2000 e spicci chilometri, come da Leuca a Parigi. Portare un litro di benzina da Tripoli a El Alamein ne costava non so quanti, ma anche la più vicina, che era Tobruk, stava a 500 e rotti chilometri, sempre da Leuca a Milano, un po' di più, 547 fino a Milano, lo guardavo oggi, sono 400 e spicci. Quindi rendetevi conto di che distanze, con i mezzi di allora, nelle condizioni di allora, con la caccia nemica che dominava il cielo. Certo, non è che questo ci fa essere più eroici, anzi ci fa essere più stupidi, perché se uno vuole fare una guerra in Africa si organizzerà delle basi logistiche. Quando noi prendiamo Tobruk nel 42, a Tobruk ci trovano il ben di Dio, dalla benzina ai viveri, alle munizioni, a tutto, perché gli inglesi si ricostruivano basi logistiche gigantesche subito dietro il loro fronte, mano a mano che camminavano. Noi purtroppo, noi, l'asse, Rommel, il genio della guerra, questa cosa proprio non ce l'aveva e non ce l'ha avuta mai, neanche quando fa la grande operazione durante la Prima Guerra Mondiale, e lui comanda alcune compagnie di un battaglione di cacciatori di montagna durante l'attacco su Caporetto e sbaraglia più di un'unità italiana e arriva fino praticamente al Piave, passa da Longarone, fa uno sfragello, ma fa uno sfragello perché fa una guerra personale, senza seguire nessuno degli ordini che gli hanno dato, che tutti i comandanti di divisione, di corpo d'armata e di armata tedeschi e austriaci, se lo potessero agguantare questo tenente Rommel che sta facendo la sua guerra personale, gli tirerebbero il collo molto volentieri. Lui prenderà la medaglia più alta, che è il Pour le Mérite, dall'imperatore per posta, perché nessuno ha voglia di dargliela, di consegnare l'onorificenza più alta a questo tenente che ha contravvenuto a tutti gli ordini e è salvo solamente perché ha ottenuto grossi risultati, ma ha fatto morire di fame i suoi soldati strada facendo. Cioè ci sono dei soldati del battaglione Wittenberg che muoiono di stenti per la fatica durante questa operazione. Sì. Rommel però è riuscito a darsi un'immagine romantica formidabile. Sì. Lui ha scritto un libro, Fanteria all'assalto, ho letto. E tutto sommato è morto anche da eroe, perché sì, è stato suicidato da Hitler, sì, perché l'hanno costretto a suicidarsi, sì. Ma poi gli hanno fatto dei grandissimi funerali. Assolutamente, beh, non potevano fare altrimenti. Molto più di Montgomery, che era più bravo di lui probabilmente, che però è rimasto nell'immaginario collettivo un po' antipatico come tutti gli antipaticissimo. Rommel era antipaticissimo e lo sapeva da solo, di essere molto antipatico. Però, cioè, chiedo scusa, Montgomery, anche il padre dell'operazione Market Garden, è riuscito a dire che è andata bene all'80%, ha perso la divisione paracadutisti inglese in una maniera assolutamente sconsiderata, peggio della fine che fa la Folgore in Africa. Vabbè, ma ritorniamo all'argomento che dovrebbe essere il clou di quello che viene. Siamo fermi ancora alla prima Lastrinti, prego vai avanti, se no io qui continuo a parlare di tutto tranne che... Anche da qui, okay. Avanti, dietro e laser al centro. Avanti, dietro, laser al centro. Allora, questa è la divisione che si costituisce il 1 settembre del 41, si costituisce in maniera abbastanza romantica, diciamo così, perché a Tarquinia, quando aprono la scuola di paracadutismo, è l'aeronautica militare, è la Regia Aeronautica che la apre, non c'è niente, c'è un prato, che è un aeroporto di terza categoria, con una manica a vento, una baracca, basta. Da lì a farne 11 battaglioni, 3 gruppi più altre unità minori,
11 battaglioni, i battaglioni erano piccoli, sono sempre diciamo circa 300 uomini per battaglione, più o meno. Però alla fine sono 3, 4, 5 mila persone che vengono addestrate, da niente si inventano l'addestramento dei paracadutisti. Forse non è proprio da niente, qualcosa avevano fatto con gli Ascari in Libia, il reggimento Fanti dell'Aria, battaglione, reggimento tra due battaglioni coloniali, uno, il battaglione nazionale, insomma qualcosina avevamo pensato, era stato un altro matto scatenato che è Italo Balbo, l'inventore dell'aeronautica militare, che era troppo famoso, viene anche lui, un altro di quelli spediti in colonia, così statene là e non dare fastidio, e abbiamo finito esatto anche col tirarlo giù con tutto il suo aeroplano e abbiamo eliminato il problema. Quindi questa unità è su tre reggimenti, il terzo reggimento è pronto proprio subito prima di partire per l'Africa, quindi è stata fatta a partire dal 40 più o meno, 10 marzo del 42, più o meno la divisione è pronta e nessuno lo sa, ma sanno che devono fare un'operazione importante che si chiama C3. Tutte le esigenze avevano una lettera e un numero. C2 era la Corsica, C3 era Malta, C4 scopriremo è la Tunisia, che anche quella non si farà mai. Che cosa succede? Quindi la divisione è pronta e deve arrivare in qualche modo in Sicilia per imbarcare e fare questo attacco su Malta che è pensato, c'è cioè uno stato maggiore costituito, cade Tobruk e quindi si cancella tutto quello che c'è viene usato a favore di Rommel per arrivare ad Alessandria e quindi anche la Folgore in quel momento era in Puglia a fare addestramento prima di scendere in Sicilia, movimenti lenti per non far notare che c'erano queste unità che si dovevano radunare e poi si capiva insomma dove sarebbero andati mai 50.000 soldati improvvisamente caricati sulle navi, per gli inglesi era chiaro dove sarebbero andati. E allora lentamente questa operazione veniva svolta per andare in Africa settentrionale. Ecco, quando dicevo da Tripoli, eccola là, e la Lamei è laggiù, dopo Marsa Matruh, vedete quella traniglia, questi sono 2000 km caldi, quindi immaginatevi che giro facevano. Allora, questa è la campagna d'Africa, la campagna in Africa settentrionale è la campagna più strana, se vogliamo, che viene condotta. Intanto non ci sono unità, tra virgolette, politiche, non ci sono unità delle SS e non ci sono quasi più camicie nere, che hanno finito la loro splendida performance durante l'operazione Compass degli inglesi, che è adesso. Questa è la formidabile avanzata che fa il generale Graziani quando viene spedito in Africa settentrionale a risolvere i problemi. Lui arriva a Sidi El Barrani, si ferma, dice qui non se ne parla di andare più avanti. Per quel pezzettino che c'è da Bardia a Sidi El Barrani costruiamo una strada che ancora c'è, che è un pezzo della Balbia che arriva in Egitto. E la Balbia era una strada litoranea che faceva tutta quanta la costa della Libia. Si ferma lì e dice finito, per me con quello che abbiamo non riesco a fare altro. Ed è vero, perché subito dopo gli inglesi lanciano col generale O'Connor, eccolo qua, comandante dell'ottava armata, che non era ancora l'ottava armata, era la Desert Force, qualcosa del genere. Lanciano un'offensiva che si mangia tutto, che è appunto questa Compass, proprio da compasso, immaginate un compasso appoggiato sulla costa, si fa un semicerchio e gli inglesi fanno una serie di operazioni passando dal deserto e si mangiano via un'armata italiana, una cosa devastante. Quindi gli italiani chiedono aiuto, è finita la guerra parallela, è già finita, abbiamo già perso l'impero. Abbiamo preso un sacco di sganassoni in Grecia, ma si può mai attaccare la Grecia il 28 ottobre, così suona bene perché è l'anniversario della marcia su Roma, doveva essere un paio di giorni prima, comunque finisce che attacchiamo il 28 ottobre, piove a dirlo, sembra pari l'Ucraina. Noi dovevamo attaccare il 28 ottobre e di là era pieno di greci che ci aspettavano nella Ciamuria, a Battimani, che erano tutti amici nostri. Come dovevano fare gli ucraini adesso con i russi che hanno attaccato all'inizio, cioè proprio affacciandosi all'inverno. Ecco, abbiamo fatto la stessa cosa, hanno preso gli sganassoni loro, tanto che si combatteva in Albania, non più in Grecia, e hanno preso gli sganassoni russi nello stesso modo. Incredibile che mille anni dopo succedano le stesse cose. Ecco qua, arriva Rommel con il Deutsche Afrika Korps, che sembra mai che cos'è, tre divisioni, anche leggere, voglio dire, una cosa piccolina, però lui c'ha
voglia di mettersi in mostra, è un generale, non è ancora feldmaresciallo, figlio di nessuno, è figlio di un professore e di una signora che era, mi sa, casalinga, la mamma, non era niente di che, non è che avesse titoli particolari. Il papà era un professore, è il papà che lo fa arruolare, provano in artiglieria non ci riesce, va in fanteria, non comandi, in generale non volevo mancare, però è andata così. Quindi lui fa l'ufficiale di fanteria e non è uno Junker, cioè non appartiene alle casate prussiane, sveve o accidenti a loro di chi, non è un militare di famiglia, di militari, da chissà quando, quindi è un parvenu che tutti gli altri militari tedeschi molto altezzosi guardano con un certo schifo, anche perché poi fa queste cose dove non segue gli ordini, fa come gli pare, eccetera, eccetera, che in Germania io ti do un compito, tu lo porti a termine, va bene, Auftragtaktik si chiama, la tattica del compito, contrapposta alla Befehltraktaktik, che è la tattica dell'ordine, se ti do un ordine fai quello e non te muovi. Invece lui faceva proprio una versione tutta personale, perfetto. Quindi arriva questo generale che deve continuare a mettersi in mostra per continuare a fare carriera, e lo fa subito, perché sbaraglia gli inglesi usando le unità come navi sul mare. Cosa vuol dire questo? Qui non ci sono città, non ci sono boschi, non ci sono fiumi, non c'è niente di quello che c'è in un teatro europeo di guerra. Quindi i reparti cingolati o corazzati o ruotati possono viaggiare all'infinito, perché il terreno è tutto più o meno simile, ci sono dei punti di sabbia più o meno cedevole, ma a parte quello si viaggia. E lui impiega le sue unità in maniera assolutamente nuova. Se gli inglesi erano molto preordinati, molto facili da capire, con prima l'artiglieria tirava le cannonate, poi partivano i fanti, poi arrivavano i carri dietro, poi i carri si spaventavano, andavano via, i fanti restavano soli, li tritavano vivi, fine della battaglia. Succedeva quasi sempre questo, e i carristi e fanti inglesi si guardavano abbastanza in cagnesco per questo motivo. Lui impiega le sue unità sparandole nel deserto a tutta manetta, dove incontri mena, diciamo, questo più o meno era l'ordine. E quindi tutto questo faceva sì che le unità avversarie fossero più spesso colte impreparate alle spalle durante lo schieramento e non riuscivano quasi mai a opporre una resistenza organizzata. Risultato, dai la gheila, ci ripigliamo tutta quanta la Libia, però non è che gli inglesi stanno a guardare. E c'è la controffensiva, che è l'operazione Crusader, crociato, che gliele suona abbastanza. E a El Agheila ci si ferma un'altra volta perché c'è uno schieramento contro carri che viene messo in atto, che riesce a fermare l'avanzata inglese. Poi tenete conto che ogni volta che uno fa una corsa in avanti è così, cioè i carri camminano ma consumano, la benzina deve arrivare, l'acqua, cioè io non so chi è mai stato nel deserto. A me mi è capitato l'anno scorso, sono stato in Qatar e c'avevo la macchina con la base vicino, tutto quello che volevo, insomma, era come andare al mare, andare nel poligono, va bene, tanta sabbia, ma un caldo pazzesco, cioè pensare di rimanere lì perché la macchina si fermava, io non so se sarei arrivato a piedi fino alla base che era, che ne so, a 15 km, alle 12 o alle 13, nel picchio del sole, col vento caldo che asciuga, o la sabbia che taglia gli occhi, è impressionante, è veramente un ambiente ostile di per sé, dove se uno viene messo lì muore se non ha il sostegno. Quindi questi movimenti avanti e indietro sono sempre complicati, e mano a mano che uno si sposta, gli inglesi hanno delle basi di rifornimento vicinissime, Alessandria e Alamein sono 50 km, il Cairo poco di più, una settantina, ma quando poi uno si fa questa freccia rossa in avanti, la prima o la seconda, quelli sono 450-500 km come niente. E bisogna portare tutto. Le munizioni, l'acqua, ho detto tutto. Non c'è l'acqua. Noi siamo abituati, no? Cioè, ce l'ha a casa, apre il rubinetto, è fatto. Dove vai? La fontanella, la nasone, qualcosa si trova. Non c'è l'acqua. E quindi immaginate che valanga di sostegno logistico queste operazioni. Ora, da lei la Gheila è un momento fortunato, contemporaneamente ci sono delle condizioni fortunate nel Mediterraneo perché Malta è sotto pressione, c'è tutta la fase di attacco aeronavale contro Malta che impedisce a tutto quello che su Malta c'era di poter uscire fuori
e attaccare i convogli. Guardate quanto sarebbe stretto il pezzo di mare lì. Siamo costretti, noi quando portiamo la divisione paracadutisti in Africa, che sbarcherà a Tobruk o a Derna con gli aerei, a farli arrivare in Grecia, perché dalla Puglia, dove stanno, fanno il giro di tutto l'Adriatico, arrivano in Grecia dove c'è l'aeroporto di Tatoi, e da lì questi decollano perché c'è il canale aereo che è equidistante da Alessandria, da Cipro e da Malta, e dove l'aviazione nemica non arriva. Quindi quello viene sfruttato, ma figuratevi voi se è normale un'unità che sta a Galatina portarla dall'altra parte del mare passando per Trieste, comunque sia, Malta non l'abbiamo presa, molto bene. Si sono scannati per prendere Creta, che potevano magari anche evitarsela, ma non hanno preso Malta. Quindi offensiva di nuovo tedesca, cade Tobruk, che l'anno prima non era caduta, era rimasta circondata ma in mano britannica. Quelli sarebbero gli obiettivi strategici, vedete, dov'è Malta e dov'è Tobruk, quali sono le cose importanti da prendere, e invece lui punta avanti perché i suoi obiettivi strategici sono Alessandria, il Cairo, Suez. Nel frattempo, in un disegno galattico, i tedeschi dovevano entrare nel Caucaso, non ci arriveranno mai, si fermano a Stalingrado e si intignano a prendere Stalingrado, che la prendono, loro circondano i russi che circondano loro, che tragedia, piuttosto che i giapponesi dovevano risalire dalla Birmania, entrare in India e venire avanti. Era veramente... non succederà niente di tutto questo. Nell'estate, quando noi facciamo l'ultima avanzata in avanti, c'è già stata la battaglia delle Midway e l'impero giapponese ha già preso la sveglia che gli costa tutta la guerra. Gli americani sono entrati in guerra nel 1941, quindi la guerra per l'asse a questo punto era già perduta. Forse la battaglia di Alamein neanche serviva, perché arriviamo a fare Alamein con... questa è la fase successiva, l'ultima, è un'avanzata continua, non ci saranno più vittorie per l'asse in Africa settentrionale. La Folgore in Africa arriva a luglio, parte come divisione paracadutisti, viene spedita in Africa settentrionale perché Rommel si piglia tutto quello che c'è di buono per arrivare, e la divisione parte inizialmente con il compito di occupare la Tunisia. La Tunisia era francese, di Vichy, dava sostegno a tutti i convogli più o meno grandi o piccoli che da Gibilterra attraversavano il canale, passavano lungo le coste dell'Africa, del Marocco, dell'Algeria, arrivavano davanti alla Tunisia e andavano a Malta. E i francesi non facevano niente per fermarli. Allora c'è l'intenzione, operazione C2, di occupare, C2, C4, boh, mi ricordo, C3 era Malta, C4, di occupare la Tunisia. Quindi la Folgore parte dalla sera alla mattina, sono a Lecce, arriva l'ordine, mandate un battaglione, dopo 3 ore mandate un reggimento, dopo 1 giorno e mezzo mandate tutta la divisione in Africa settentrionale. Ora io mi immagino il comando divisione a Lecce, che ci sarà stato un telefono forse che parlava con Roma, forse, che riceve questi ordini in rapida successione, come fanno a metterli in atto, lo sa Dio, sono stati bravissimi da questo punto di vista. Allora, alcune unità partono direttamente da lì, 2/5 della divisione partono in aereo da Galatina, 3/5 si fanno il giro del mondo e arrivano a Tatoi in Grecia e partono da là. Perfetto. Durante questo movimento, nel primo mese di presenza di paracadutisti in Africa, per 15 giorni, per una pattuglia che viene scoperta, gli inglesi si accorgono che ci sono i paracadutisti in Africa. Quindi non serve più il nome di copertura che è stato inventato, cacciatori d'Africa, e che portano soltanto 2 battaglioni, 2 gruppi di artiglieria che sono i primi che arrivano, ma finalmente esce fuori il nome Folgore. Quindi la Folgore è tale dal 27 di luglio del 1942. Il 6 novembre del 1942 non c'è più. Per questo ho scritto 100 giorni per il mito. Perché che succede in questi 100 giorni? Succede tutto. La divisione viene inizialmente impiegata come arriva, spacchettata, i battaglioni vengono dati alle grandi unità che sono già schierate, fondamentalmente alla Brescia, alla Riete, alla Littorio, e seguono la seconda battaglia dell'Alamein, quella che noi dovremmo chiamare battaglia di Alamalfa, che è il tentativo di Rommel di chiudere la campagna. Tentativo che non va in porto per 1 miliardo di ragioni, la ragione 1 miliardo e 1 è che gli inglesi hanno sviluppato il loro sistema Enigma, quindi la macchinetta cifrante tedesca è decifrata tutti i giorni senza difficoltà, non solo,
I tedeschi hanno perso durante la battaglia una compagnia delle trasmissioni che intercettava i messaggi del console americano al Cairo e che diceva tutto quello che facevano gli inglesi. Quindi i tedeschi sono ciechi, muti e straparlano. Sono loro che trasmettono tutte le rotte che faranno i convogli italiani da Napoli, dalla Sicilia alla Libia e che costeranno l'ignobile accusa alla Marina italiana di essere un'arma di traditori, non è vero. Sono i tedeschi che dicono tutto e gli inglesi li decifrano, mandano ovviamente, ma chi non lo farebbe, i loro sottomarini e sistemano i conti con i rifornimenti. Risultato, Rommel, che è uno che la logistica non gli è mai piaciuta tanto, perché è una cosa noiosa la logistica, è pesante, imbriglia, perché se uno non c'ha tutto non può fare. Allora un generale che deve assolutamente farsi un nome, non è che può stare lì a perdere tempo con le scodelle, le cose da mangiare, i litri di benzina, andiamo. Napoleone diceva, l'intendenza seguirà. Sì, ma i cavalli mangiavano i prati e la gente, insomma, qualcosa provava, ecco. Napoleone diceva anche non ho bisogno di generali bravi ma di generali fortunati. Fortunati, esatto, e il bastone maresciallo è nello zaino di ogni soldato. Un sacco di cose diceva il buon Napoleone. Napoleone le vinceva tutte. Montgomery, per dire quanto era antipatico, quando gli chiedevano chi era un grande generale, dice gli altri due che mi vengono in mente sono Napoleone e credo Alessandro, perché il primo era lui chiaramente di questi tre. Molto bene. Nel frattempo, mentre noi entriamo spacchettati, combattiamo la seconda battaglia della Maine, anche un certo numero di perdite, combattono con valori, i paracadutisti si mettono già in mostra, ma è chiaro, sono gli ultimi arrivati in Africa. Sono dei reparti completi di ufficiali e sottufficiali. Sono armati fino ai denti, perché li avevano armati e riarmati. Noi vediamo le foto dove c'hanno un moschetto, vedete, questo qui è il fucile, quello di cavalleria, il moschetto che c'ha la baionetta infilato dentro, 6 e 5 di calibro, una cosa che spara 6 colpi a ripetizione manuale, uno per uno, va messo in canna, spara, ting, tong, e anzi un passo avanti, perché il primo fucile a cartuccia che hanno fatto i piemontesi, che erano piuttosto sparagnini, sparava un colpo per volta, perché sennò magari i soldati sparavano troppo, invece così risparmiavano le cartucce. Ecco, molto bene. Quest'arma qui, sì, ce l'hanno al seguito, la usano quasi per divertirsi, perché in realtà tutta la divisione c'ha già il MAB 38, c'ha il Mitra. Quindi è armata bene, è inquadrata bene, sono addestrati da fare schifo, non c'è un'altra unità dell'esercito italiano che in quel momento ha fatto un anno di addestramento, nessuno, ma di addestramento vero, al combattimento, no di marcia avanti e indietro e basta. Quindi è chiaro che possono soltanto fare scintille, vogliono farsi vedere anche loro, perché finalmente sono sul teatro operativo, sono ragazzi della classe 21-22, quindi sono cresciuti in pieno nel regime, nella guerra a tutti i costi, finalmente se può fare, meglio di così, dove altro. Ma ci credono tutti, voglio dire, anche le unità meno blasonate, che hanno meno ufficiali, credere ci credono, nella vittoria ci credono ciecamente, tutti quanti, tutta l'armata italiana in Africa settentrionale ci crede, perché Rommel è arrivato e ha portato la differenza. Hanno vinto sugli inglesi in più di un'occasione, quindi ci credono tutti. Che arriveranno ad Alessandria, che sta a 50 km, ci credo, nessuno pensa che la guerra finirà lì, a Deir al-Amein, assolutamente. Ma questi in particolare sono proprio caricati a molla per fare disastri, sono i paracadutisti. È chiaro che qui il grosso lo siamo magari i paracadutisti, però quando uno fa una cosa che non è naturale per niente, e impara a fare una cosa che non è naturale per niente, perché andarsene da un aeroplano che funziona perfettamente, con i paracadute di allora, senza paracadute emergenza, che funzionavano sì e no, e lo facevano, allora è chiaro che uno ha un uomo che ha una capacità di dominare le proprie passioni, la paura, il senso di autoprotezione, di conservazione, che non è dappertutto. Per questo riusciranno a aspettare nelle buche il carro che arriva, che gli passa sopra, escono fuori, ruzzolano, attaccano la mina, gli tirano, fanno delle cose pazzesche, ma perché hanno avuto un addestramento che li ha portati a essere così. Benissimo. La divisione finalmente si schiera in un pezzetto, che questa è tutta quanta molto colorata, la lastrina, rende l'idea di quanta roba c'è sul terreno, gli opposti schieramenti. Sono 520 carri, almeno la metà sono quelli italiani, quindi
piccolini, come abbiamo detto prima, comunque sia massima espressione dell'ingegneristica e della capacità industriale nazionale, però voglio dire, quello che è, di fronte abbiamo dei pachidermi, che sono gli Grant, quello lì grosso americano, dal quale figlierà lo Sherman, o il Matilda, che non è che fosse eccezionale, ma era molto corazzato, l'artiglieria, vabbè, lì non c'è niente da dire, ci subissavano, e poi erano semplicemente il doppio delle unità in linea. E di là è arrivato un generale che appunto è Montgomery, particolarmente antipatico, ma anche particolarmente posato nell'atteggiamento, che finché non ha la superiorità non si muove. Lui si ferma, quella, siamo ancora in un'epoca delle strutture fisse, la linea Maginot l'avete sentita nominare, la linea Sigfrido. Nel deserto gli inglesi si erano costruiti delle linee di attestamento dove magari in offensiva si sarebbe dovuta fermare. Il punto che viene scelto è uno strangolamento del deserto. Avete visto all'inizio delle riprese che ci ha mandato l'ottimo Franco, abbiamo visto quella depressione, quella è la zona di El Kattara. È una depressione, ma depressione che va a diversi metri sotto il livello del mare, lunga, dove i mezzi non passano, e che obbliga, chiude la fronte del deserto a una sessantina di chilometri, che è quello dove si vanno a comprimere le due armate, gli inglesi che aspettano, i tedeschi che hanno fatto l'ultima avanzata, che non è andata bene, battaglia della Malfa, catturiamo qualcosa a sud, proprio dove c'è la Folgore e la Pavia, là sotto, ma ci fermiamo là. Alla Folgore viene, queste sono, scusatemi, tutte le unità del Regio Esercito che sono in Africa settentrionale, no, ma non sono tante, voglio dire, qui ci sono 8 divisioni, 8 divisioni sono poca roba, cioè non è 8 divisioni in Jugoslavia, troppe di più ce ne avevamo, tra Jugoslavia, Montenegro, Grecia, Cefalonia per me, io non ci posso pensare, l'abbiamo occupata con una compagnia paracadutisti, avevo lanciata, 73 cristiani, 3 aeroplani. L'abbiamo persa con una divisione, che sono 15.000 uomini. Può essere mai? Vabbè. Erano strani i conti. Quando uno va a vedere queste cose rimane veramente stupito. Comunque sia, queste sono le unità italiane che sono in Africa settentrionale. E sono tutti nomi noti e importanti. Non è che la Pavia fa meno della Folgore o della Brescia. Questi stavano lì dall'inizio. Si erano fatti 2 anni avanti e indietro tutte quelle galoppate che abbiamo visto, erano belli consumati. Ecco qua, questo è il settore, questo qui sotto, qui la Folgore sta qua giù, nell'angolo in fondo a destra dello schieramento, e lì è l'unico posto dove c'è italiani e basta, perché per tutto il resto del fronte, anche se vedete che sono alternate, 164esima divisione è tedesca, la Trento è italiana, dietro c'è la Panzer, la Littoria, poi c'è la Bologna, lì in mezzo, nominalmente i settori erano divisionali di qualcuno, ma poi all'interno i reparti erano alternati. I tedeschi mettevano un loro battaglione, un italiano, un loro battaglione, un italiano, perché sapevano che il loro armamento era più efficiente, più che altro, perché non si sono mai tirati indietro dal farci fare qualsiasi cosa con quello che avevamo. Non è che c'è quello un battaglione, fate lo stesso. Nel momento in cui si arriva qua giù, quando siamo arrivati a questo punto, dopo che Rommel si è speso per avere l'autorizzazione all'offensiva, la fa, le prende, si ferma, tutti lo guardano e dice, senti ragazzino, mo stai sereno, fermo e non fare, già te l'avevamo detto che non dovevi tentare la battaglia di Amalfa, stai lì, fai la difesa e organizzati la difesa, ma è tardi, nel senso che dall'altra parte la quantità di rifornimenti che è arrivata è talmente grossa che l'avversario può lanciare la battaglia nel suo stile, che è quello di bloccare le unità dove sono e demolirle, punto. Perché demolite quelle, non c'era più niente dietro. Non c'era più niente. E quindi la vittoria a quel punto era sicura. Come si schiera la divisione Folgore qua giù? Intanto si schiera da sola, cioè confina a nord con un battaglione paracadutisti tedesco del maggiore Hubner, della brigata Ramke, sempre. E dopodiché sono solo reparti italiani. Davanti la Folgore, dietro la Pavia. Sono più o meno 15 chilometri. 15 chilometri sono troppi per 2 reggimenti. I 2 reggimenti dovrebbero farne una decina al massimo. La divisione ha 2 reggimenti di fanteria. Quindi si piglia un battaglione qua, un battaglione là, e si fa un raggruppamento che si schiera nella parte centrale. I nomi importanti sono a nord Deir el-Munasib, al centro Quota 105, a sud Karet Nemat e Nakb Rala, che per chi lo mastica tutti i giorni è facile, ma insomma
gli italiani poi dicevano la careta dei bei mat, esatto, gli avevano messo tutti i nomi ignori loro per capirsi. E, dove vedete i numerini, per esempio il 987esimo è un battaglione del 187esimo, perché quando prende il nome Folgore cambia anche la numerazione, giusto per rendere più difficile una storia che sarebbe semplice. Quindi qui ci sono il secondo e il terzo reggimento paracadutisti che sono diventati 186esimo e 187esimo. 186esimo, signore, attenzione, vi raccomando, sono figlio, e il 185esimo d'artiglieria. Battaglioni e compagnie sono schierati lungo quei tratti neri che vedete, in realtà sono delle zone minate, questi qui a righette orizzontali, che avevano costruito gli inglesi, e quindi noi occupiamo al contrario. Per ogni blocco di battaglione c'era una compagnia che stava avanti, praticamente in mezzo al nemico, e due compagnie arretrate. Ma una compagnia erano in quel momento probabilmente 70-80 cristiani, non di più. Una compagnia fucilieri al massimo arrivava a 120 uomini, ma tra le perdite, i feriti, chi si era comunque fatto male, la dissenteria, tutto quello che succedeva portando con la stessa tanica prima che Rosene e poi il minestrone, diciamo che il risultato, insomma, per la digestione non è che fosse eccellente. E quindi caduti, feriti, insomma, gente che non stava bene, ce n'avevamo tanta. La dissenteria era una bellezza e aveva preso tutti quanti. Perfetto, mi ricordo la descrizione del tenente Piccinini del reggimento d'artiglieria che dice: ci hanno mandato dall'Italia, arrivavano dei pacchi, ci hanno mandato le caramelle. Ora vi immaginate voi cosa può essere dividere 70 caramelle, avete presente quelle di zucchero con l'incarto bellissimo, che cos'è, la Venchi che le fa, quelle famose che tutti abbiamo mangiato, quelle lì su una coperta di lana, tutte le caramelle lì sopra divise con la baionetta per farle diventare tante, che nel frattempo si squagliavano pure, mamma mia, che tragedia, e le mosche, grazie a Dio. Però anzi, uno era anche contento perché la patria aveva pensato. Dove si andrà a sviluppare il combattimento? Lightfoot, ecco, piede leggero. Montgomery, che è appena arrivato durante la seconda battaglia della Main, Montgomery è appena arrivato e non fa niente, lui arriva, non voglio dire che va a dormire, ma quasi. Lascia le unità schierate, come ha detto Okinlek, che era quello che stava lì prima di lui, che reggono la botta, il tentativo italo-tedesco di passare, che però era veramente giocato come un giocatore di poker, che finisce per mancanza di benzina, perché ci sono degli errori durante il movimento del deserto, perché gli inglesi avevano tutto, avevano decrittato con Enigma il piano di combattimento, e quindi lo scontro si ferma e le unità sono più o meno, dovrebbero essere un po' più i due schieramenti, c'è una parte più a nord dove sono gli australiani molto avanti verso gli italiani e i tedeschi, c'è la 90esima leggera, la Trieste, che vedete lì, e poi dall'altra parte mano a mano tutta l'ottava armata. L'operazione Lightfoot, che doveva, diciamo, già aprire il fronte, prevedeva che tre divisioni inglesi sono 15.000 uomini a divisione, più una divisione corazzata, la settima, i topi del deserto. La brigata della Francia Libera dovevano bucare i paracadutisti, che erano un'unità più leggera, aggressivi quanto volete, però erano un'unità più leggera dal punto di vista dell'armamento, quindi ritenevano di passare con una certa facilità. Mantenendo la pressione in alto, impedivano che delle forze potessero andare ad aiutare eventualmente i paracadutisti, e quindi con questo sistema lui riteneva di poter bucare dalla parte più facile, chiudere e mangiarsi tutta l'armata italo-tedesca. Ovviamente, quando andate a leggere quello che dicono gli inglesi, Lightfoot era un diversivo, hanno preso talmente tanti sgarassoni che non ne parleranno mai, ma per la quantità di uomini e mezzi che hanno impegnato è evidente che quello era lo sforzo principale di questa operazione. Eccolo qua al fronte, questo è un disegno dell'ottimo Paolo Caccia Dominioni, che è quello che costruirà dopo la guerra il sacrario di Elalmè. La difesa, l'attacco, quelle sono tutte le unità inglesi che vengono impegnate nel combattimento nell'ambito delle prime tre giornate. Il 23 ottobre inizia la battaglia della Main, che è la terza, 23, 24 e 25 ottobre. Dal 25 ottobre per i paracadutisti la battaglia è finita vincendola, perché il primo tentativo viene fatto a nord, vedete, a Deir el-Munasib, e al centro, dove era la parte più sicuramente più difficile dello schieramento, perché l'unità era un raccogliticcio nel complesso e perché era tutto piatto. Ma lì si scannano per una notte
e nonostante intere compagnie spariscono, perché vengono distrutte completamente, gli inglesi non riescono a passare. L'uso dell'artiglieria, oculatissimo da parte italiana, perché avevamo poca capacità, ferma il tentativo. Il giorno dopo ci riprovano ugualmente, riprovano sempre contro il raggruppamento Ruspoli, e Ruspoli cade in combattimento, e contro il quinto battaglione che era da solo, c'aveva questo cucuzzolo di Mac Brala. E qui la battaglia è notturna e viene vinta più con uno stratagemma che altro, perché nel punto di massima penetrazione dei francesi, qualcosa come forse 25-30 persone, fingendo di essere molti di più, sparando la notte, scappando da una parte all'altra, tirando le inutilissime bombe a mano SRCM, che grazie a Dio abbiamo ancora, che facevano un botto fenomenale, riesce a disorientare l'attacco nemico, a fermarlo, e poi i francesi vengono inseguiti e sconfitti sotto la posizione. Terzo giorno, ultimo tentativo, di nuovo contro Deir el-Munasib al nord, e di nuovo, nonostante le perdite, è uno scontro che anche lì si mangia almeno due compagnie paracadutisti, la battaglia di fatto sulla fronte della Folgore finisce vittoriosa. Quindi la Folgore, secondo lei, ha vinto. Lo scontro si sposta tutto al nord, inizia l'operazione Supercharge, sovraccarico, dove tutte quante le unità corazzate puntano sul crestone di Elmiteiria, mi pare, bucano quello, ma non è una cosa semplice, ma riescono a bucare tra la Trento e la 164esima di fanteria tedesca, piombano sulle unità corazzate che sono lì dietro, c'è il nome stranissimo con due Q, dove c'è la divisione corazzata Ariete, che manda, questo ogni volta mi si chiude la gola, il famoso messaggio, carri nemici fatta in incursione, ha superato la breccia a nord, con ciò Ariete circondata, carri Ariete combattono, fine, non hanno più detto niente. Dire carri Ariete combattono significa dire che queste scatolette con un pezzo da 47 mm correvano nel deserto e cercavano di farsi sotto alle unità carri nemiche, che avevano un calibro superiore e una protezione superiore. I carristi mettevano un sasso sull'acceleratore e non lo tenevano più, cioè, ma arrivavano alla marcia più alta, sasso sull'acceleratore, e sti carretti correvano a, che ne so, 40 all'ora, la velocità massima che erano in grado di raggiungere, e andavano come treni verso l'avversario, cercando... Non le voglio togliere la parola, però siamo un po' in ritardo. Ecco, e allora finiamo subito, perché siamo arrivati al mito. Venivano centrati, boom, delle palle di fuoco, e continuavano a camminare finché il motore non si spegneva. E questo era lo spettacolo. A cui assiste anche Rommel, che all'inizio della battaglia non c'è, perché era in Germania a farsi curare, rientra e segue quello che succede. Il suo vicecomandante, il generale Stumme, comandante, è morto subito, il generale, quell'altro, Fontoma, comandante del 12 Africa Corps, si consiglia agli inglesi e dice: basta, io con questi non ci voglio fare più niente. E questo è quello che succede al comandante della Folgore. La Folgore viene fatta ritirare dalla linea che ha tenuto, e i paracadutisti neanche lo capiscono, dicono: ah, perché ce ne andiamo, abbiamo vinto, che dobbiamo lasciare, va bene, lasciamo. Fanno i primi 15 km, arrivano al Stacca, ne fanno altri 20, dovrebbero farne 30 per arrivare alla linea di fuga, dove ci dovrebbero essere dei mezzi che effettivamente vengono mandati per recuperarli, ma questo incontro non ci sarà mai. Durante il movimento all'indietro, la divisione, che era ridotta forse a 3.000 uomini, mano a mano perde gente che sfinita, viene raccattata mano a mano dagli inglesi, e alla fase finale sono 230 uomini circa, con il tenente colonnello Zaninovic, che comanda, in quel momento comanda il 186esimo, che presenta la forza al colonnello Camosso, che è il comandante del 187esimo. Hanno distrutto le armi e stanno fermi lì. Gli inglesi hanno smesso di sparare, sono intorno, guardano questa scena e vanno a catturare i paracadutisti della Folgore. Questo incontro è vero, tutte quelle altre storie della BBC, di Churchill, da tutte le scemenze che sono state inventate dalla propaganda, questo è vero. Il comandante, il generale Hughes, il comandante della 44esima divisione, che è una di quelle che perde le sue brigate tentando di passare oltre la Folgore, ha incontrato il generale Frattini e gli ha detto queste cose. Si era sparsa la voce che
il comandante della Folgore fosse caduto, ho saputo che non è vero e voglio dirle che sono contento. Volevo dirle anche che nella mia lunga vita militare mai avevo incontrato soldati come quelli della Folgore. Ora, queste sono le cose che ci fanno fare, che ci hanno fatto fare la scelta di essere paracadutisti, di fare paracadutisti. Credo che anche il generale Prizzi possa dire la stessa cosa. Questo è il mito a cui tutti i ragazzi che vengono nella Folgore si rifanno. Vogliono fare il paracadutista, poi se la sanno bene, se non la sanno la imparano, ma è un esempio di capacità di dominare le proprie passioni, la condizione avversa, ma che avversa, figuriamoci, oppure è una scemenza, facciamola, è un modo di approcciare le cose che è tipico della specialità. Montgomery non sarebbe mai stato un paracadutista, ecco, lo voglio dire, lui il generale 3-1, anche lui era di fanteria. E alla fine della battaglia, su 36 medaglie d'oro che sono state date nella battaglia di Alamein, 22 vanno ai paracadutisti, e, insomma, qualcosa vorrà dire. E non sono tutti ufficiali, siamo sempre là, il nostro esercito è stato sempre molto parco nel dare le medaglie d'oro al valor militare e sicuramente con grande difficoltà in militari di truppa, ma nei 22 paracadutisti che hanno preso il massimo riconoscimento di soldati ce n'è tanti. Perché era tutto un modo di approcciarsi alle cose militari diverso. Poi ci hanno aiutato a far crescere il mito, noi ce lo siamo preso con grande piacere perché siamo, diciamo, l'unica unità che ha vinto la battaglia della Main, ma quindi vittoriosa nella sconfitta, e ce la portiamo dietro. Ma tutti gli altri, la Brescia, la Bologna, che non esistono più, ma la Trieste, la Trento, di cui ci sono ancora reparti, la Ariete, non è tornato nemmeno uno. L'Ariete se la sono masticata viva, sì. È terribile, il destino dei nostri cari è stato tremendo. Dopo la battaglia, il tenente colonnello Alberto Becchi Luserna, che comandava il 4 battaglione e poi il 187 reggimento, disse queste cose in un rapporto che aveva fatto. Lui sarà il capo di Stato Maggiore della Nembo e viene assassinato dai defezionatori del 12° battaglione. La materia prima della revisione si mostrò di fibra e tempra eccellente, cioè il soldato addestrato, pagato, è sicuramente capace. Il rendimento delle parti fu direttamente proporzionale al valore intrinseco e professionale dei comandanti. E questa è la cosa più importante. Nei paracadutisti tutti fanno lancio, tutti stanno sull'aeroplano, tutti escono da quella maledetta porta e tutti lo vedono con che faccia si va fuori. Se si va fuori e con che faccia. E questo vuol dire tanto per un comandante di fronte ai propri uomini. E poi questa è bellissima, ci vuole del bello e del buono per far capire agli uomini che nascondersi al nemico non doveva essere considerato vergognoso e pusillanime, ma invece era indispensabile per non svelare la linea e evitare perdite inutili. Nel primo periodo un alto numero di perdite perché la gente non si nascondeva semplicemente, non era nel loro carattere. E basta. Grazie. Ringraziamo il generale De Piggi e io cerco di mantenere gli interventi nei limiti che ci siamo dati per finire intorno alle 19. E adesso diamo la parola a Francesco Fagnani, che ci parla dell'impiego delle parti d'elite, analogie fra il Alamein e il fronte del Don. Però permettimi, Francesco, di farti una domanda per te. Facile, facile. No, insomma, io mi sono sempre chiesto perché in Africa hanno mandato i paracadutisti e sul Don, che è tutto pianura, hanno mandato gli alpini. Lo dirò fra poco. Quindi volevo una risposta. Lo dirò fra poco. Bene, prego. Grazie, è stata molto emozionante la relazione di Cristiano Maria De Chigi. Allora, io devo parlarvi di questo aspetto, dice, ma come mai il Don, come mai l'Alamein? E questo spunto è venuto discorrendo, io ho appena chiamato Cristiano, compagno di scorribande storiche, ma il compagno di scorribande storiche che è in sala è il tenente colonnello Pietro Piccirilli, che saluto, ringrazio di essere qui, e perché con lui ne abbiamo fatto un po' di tutti i colori, anche animando un dipinto della guerra
con gli abissini ad Adua e trasformandolo in una allora, trasmissione. Un applauso. Grazie Pietro. Si ragionava del perché. E poi adesso che questa parola geopolitica va tanto di moda, e vedremo come in effetti era qualcosa molto molto reale e molto pregnante in quel periodo, e si facesse essenzialmente a cannonate, come più che era poca politica e tante cannonate. Però lui ha interrotto a un certo punto la narrazione parlando di puntavano verso il Caucaso. E io arriverò sul discorso del Caucaso, perché queste sono parole di due reduci. Io curo proprio di rigo una collana che parla di reduci di guerra, però io cerco di non scrivere dei racconti, cioè io metto soltanto le cose che sono verificate e che hanno riscontri, perché non sarebbe più oral history, sarebbe un racconto in quel caso. Quindi sono affermazioni verificate, però se andiamo a guardare, loro dicevano, eravamo convinti che ci lanciavano su Malta, perché a un certo punto, questo parla Pelliccia, che era un reduce della Folgore e l'Alamein, e dice noi vedevamo il deserto sotto, pensavamo che ci lanciassero su Malta, però qualcuno dei più informati diceva no, ci lanciano dietro Alessandria, ci lanciano dietro le linee degli inglesi. Perché aveva un senso, no, per il paracadutista, che si deve buttare, scompaginare in attesa che poi arrivi il grosso delle truppe e resistere il più possibile da quel punto di vista. E gli alpini, questo è un alpino del 9° reggimento, battaglione L'Aquila, scomparso da poco, Valentino Di Franco, che dice noi eravamo tutti convinti di dover andare in Caucaso. E perché non ci vanno in Caucaso? Poi loro parlano lo slang alpino, no? I veci, i veterani, le mattarelle, quelli, le reclute, però tutti quanti, poi c'erano quelli informali, Radio Fanta era una realtà sul fronte del deserto come in Russia, e praticamente loro dicevano no, ma vedrete che un pezzo ce lo fanno fare pure con le autocarrette, le SPA 39, la stessa che era a Cefalonia con Capanna, per esempio, guardate com'è tutto collegato. E questi sono reparti che sono equipaggiati al meglio della tecnologia e della capacità di produzione del paese in quell'epoca. L'Italia in quell'epoca era dominata da gruppi industriali, non so, ne cito uno, forse l'avete sentito, l'Ansaldo, che in pratica altro non era che la Fiat. Perché abbiamo continuato a fare i carri con la corazzatura imbullonata? Perché l'Ansaldo non era ancora in grado di farli in piastre saldate, anche l'ultimo modello, il P40, era ancora a piastre imbullonate, però ecco, divise snelle, divise moderne, divise agili per il deserto per quanto riguarda la Folgore. E prima si è parlato del discorso degli alpini, delle scarpe di cartone, eccetera. Allora, queste foto io le ho messe sull'ultimo libro, su Selenyar, e sono di un ricercatore triestino, Mauro De Petroni, che ha un fondo archivistico privato immenso, comprese le calzature. Come si faceva a dire che queste scarpe erano di cartone quando queste scarpe praticamente erano fatte quasi a livello artigianale, con i chiodi che servivano a fare, e con le ramponature laterali, c'erano i ramponi anche laterali, oppure questo cappotto imbottito in pelliccia che serviva a fare la guardia, oppure praticamente la giacca impermeabile degli sciatori del Monte Cervino, era il meglio che noi potevamo fare allora. Certo, i russi avevano il Vatnik, i russi avevano quella divisa talmente leggera di cotone idrofilo che quando i nostri li catturavano, oppure ne prendevano qualcuno e gli levavano i famosi valenchi che facevamo pure noi, gli stivali di feltro per non farci congelare i piedi, vedevano che sotto c'avevano un maglioncino, mentre noi eravamo imbaguccati con quella cosa là, che dovevamo muovere e fare anche la guardia, però era il meglio che noi avevamo in quel periodo, in quel momento. E io ho scelto di fare un'osservazione mirata su due punti, che sono Deir el-Munasib e Selenyar. Innanzitutto la temperatura, 40 gradi, sopra lo zero
a Deir el-Munasib sotto lo zero a Serenyar. E poi ve le faccio vedere in foto. Noi pensiamo a postazioni che stanno su un crinale alto dove gli altri si infrangono. Erano posizioni sopraelevate di pochi metri, rispetto al terreno circostante. E sia in Russia, perché tra l'altro Selenyar si chiama Selenyar perché, guardate quello che sta succedendo in questo momento, no? Si combatte nelle stesse zone che sentiamo oggi al telegiornale. La riva destra del Don è sempre più alta di quella sinistra, quindi avere la riva destra era dominante. Selenyar significa riva alta. E praticamente l'impiego difficoltoso per i carri a Deir el-Munasib era dato dai campi minati, che erano profondi diverse centinaia di metri in certi casi. Pensate che l'Egitto nel 1970 ha istituito una commissione ortopedica per i danni da mina, perché c'erano milioni di mine ancora insepolte nella zona di El Alamein, e c'era più o meno una media di 70.000 feriti l'anno da mina. Parliamo di 40 anni dopo la fine della guerra. Invece a Selenyar è il terreno che ostacola i carri, non consentiva ai T-34 di muoversi molto rapidamente. L'artiglieria, sia per quanto riguarda i paracadutisti che per quanto riguarda gli alpini a Selenyar, era di supporto, veniva data o dai nostri reparti divisionali di artiglieria, o per quanto riguarda gli alpini anche dai tedeschi, che avevano i famosi lanciatori Nebelwerfer che sparavano e poi per ordine di Hitler dovevano immediatamente spostarsi per non essere individuati o catturati, perché erano considerati un segreto militare. Pochi automezzi, ai noi, pochi automezzi anche in Russia, e col carburante che era un impegno dei tedeschi fornire, e ambedue il mitico elefantino, il pezzo da 47-32 contro il T-34 in NATO contro gli Sherman. E la tattica difensiva dell'esercito era fatta di capisaldi, a El Alamein, era fatta di capisaldi in Russia, e erano, come ho detto, posizioni sopraelevate, e i capisaldi dalla folgore vengono usati come zone di annientamento. Adesso guardate, questa immagine che ho ruotato è sul libro di un inglese. Io questo libro l'ho preso solo per questa immagine, tutto il resto è molto di parte, quindi non è utilizzabile. Però questa immagine, se guardate, io l'ho orientata nella stessa maniera in cui è la foto. È una foto presa da Congedati Folgore, che tra l'altro ha pubblicato anche l'evento, fa un lavoro divulgativo straordinario. E mi serve perché c'è il fuoristrada che dà le dimensioni, quindi i nostri stavano qua sopra e stavano qui. Quindi guardate Deir, Deir significa letto di fiume asciutto, e così come se fossero passati a Deir el-Munasib c'era un altro letto di fiume che era Deir al-Hinda, e avrebbe consentito praticamente agli inglesi di arrivare direttamente dove c'erano le poche riserve corazzate e poi da là sfondare completamente. Come ha detto il generale Ghigi, dietro non c'era nulla. Qui ci sono le buche, la pesante, la Breda 30, ambe due reduci, sia Pelliccia della Folgore che Di Franco, erano mitraglieri con la Breda 30. E qui è quello che ha già fatto vedere. Mi serve solo questo, ecco, se avessero sfondato a Deir el-Munasib, qui c'era un'altra autostrada, un altro letto di fiume, Deir al-Hinda prima, Deir el-Kattara, e andavano dentro di 70-80 km gli inglesi. I capisaldi difensivi della Folgore, la differenza rispetto al fronte russo. E praticamente si sfruttavano i campi minati per far incanalare i carri armati inglesi. I carri armati inglesi avevano delle zone di sminamento di 7,20 m. 7,20 m significava più o meno due carri affiancati. Le nostre artiglierie colpivano i primi e gli ultimi per immobilizzarli e poi fare ovviamente il tiro al piccione con gli altri, che non potevano andare di lato perché era ancora minato. Quindi erano delle zone veramente di annientamento dove si faceva fuoco con tutto il possibile, e che hanno consentito in effetti alla Folgore di resistere, e resistere a lungo contro mezzi corazzati impiegati a diverse decine di decine di decine. E per quanto riguarda invece il Don,
nel Don c'è un ordine preciso di Hitler che i nostri in pratica diciamo glissano con una terminologia, nel senso Hitler vieta lo schieramento in capisaldi perché viene ritenuto del tutto inefficace, vuole una linea continua lungo il fronte del Don. Il corpo d'armata alpino risponde dicendo praticamente che lo schieramento avviene su settori contigui molto vicini. Chiaramente qual è il discorso? Gli italiani sono attestati in capisaldi, l'analoga disposizione di El Alamein. Questo è Selen Yar, un'altra persona che fa un lavoro straordinario su questo sito, un lavoro di ricerca. Guardate rispetto al resto quanto è bassa l'elevazione, bassissima. Questi sono i capisaldi, il caposaldo Olimpo, all'Anza del Don, buche, dove però i pattuglioni russi riescono a infiltrarsi molto bene, molto molto bene. Ma nonostante questo, come la Folgore riceve l'ordine di non far passare nessuno, gli alpini ricevono l'ordine di non far passare nessuno e non passa nessuno. E in questo momento praticamente Selen Yar, eccolo qua, un quadrivio alla morte. E se i russi fossero passati a Selen Yar, tra l'altro prima si è parlato di carrette di Meymat come carrette di Beymat, ma anche gli alpini avevano la loro terminologia, per cui Krynitskaya diventa Christgennaja, è citata proprio Christgennaja. Se fossero passati qui, questo letto di fiume, immaginiamolo congelato, tra l'altro l'Ucraina, perché quella è Ucraina, è un terreno dove non ci sono sassi, quindi quando piove la Rasputiza la trasforma in un pantano incredibile, ma quando gela, questo è un fiume, la Cernaia Kalitva, che porta direttamente a Rossosh, che è in pratica il centro più importante. Se i russi fossero passati lì, sarebbero andati molto velocemente. Perché? Perché succede questo? E questa è una cosa molto importante adesso su cui riflettere. Io sto andando abbastanza veloce e devo dire che sto molto veloce, molto. E per cui se riesco recupero un po'. Però Mussolini vuole intervenire a tutti i costi a fianco dei tedeschi. Alcuni autori, tipo Ceva, tipo lo stesso Rusconi, parlano di un Mussolini che deve pagare il debito. Il generale De Chigi ha detto era finita la guerra parallela. La guerra parallela era quella che Mussolini dice, ah sì, tu fai lo splendido, mi invadi la Polonia, io non so niente, e io ti invado la Grecia. E io faccio questo, poi la Grecia invece si dimostra un osso. Tant'è che la classe 22 degli alpini che vanno in Russia sono quelli come la classe 22 che vanno nella Lamein, ma sono quelli praticamente che vanno a rimpinguare le perdite della Iulia e dei reparti alpini in Grecia. Pesantissime. Ora, Mussolini praticamente dice devo pagare il debito a Hitler, cioè questo è venuto a levarmi le castagne dal fuoco in Grecia, io devo pagare il debito. In realtà Mussolini in quel momento è ormai completamente subalterno di Hitler, la guerra parallela è fallita, lui va in Russia, vuole andare in Russia a tutti i costi, Hitler gli dice lascia stare, non servi, non servi, impiega queste forze in Africa. Infatti molti storici ancora oggi si interrogano sul fatto di i 60.000 uomini dell'Oxir che sarebbero arrivati in Africa settentrionale a ridosso dell'operazione Crusader, e che cosa avrebbero potuto fare in Africa? Dal punto di vista corazzato, niente, perché avevano gli L3 e poi avevano il semovente L6 con cannone da 47-32, niente. Cioè quel semovente là sparava praticamente noccioline americane contro il T-34. Però sono 62.000 uomini, 5.600 automezzi. In quel momento, in quella fotografia, in Africa ci sono 7.000 automezzi. E solo il corpo di spedizione che va in Russia, il XIR, che poi diventerà Armir, ma non è questa la sede per parlare di questo, ne porta 5.600, che sono sempre pochi. I tedeschi gli debbono dare la benzina. I tedeschi però poi, quando gira male la situazione,
e praticamente von Paulus si impantana a Stalingrado, la benzina la usano per loro. I nostri non hanno la benzina, devono ripiegare a 40 gradi sotto zero. E il Führer dice: rafforza l'Africa, esorti il tuo sguardo da Tripoli verso l'Occidente, cioè praticamente comincia ad andare anche verso la Tunisia con queste forze. Mussolini non ci sente. Perché gli alpini praticamente non vanno in Caucaso? Perché quando stanno scendendo, loro sono arrivati a Izium, un nome che avete conosciuto, stanno andando verso Stalino, che oggi si chiama Donetsk, o Voroshilograd, che si chiama Lugansk, e praticamente arriva l'ordine che dice: ragazzi, non andate più in Caucaso, dove quello scarponcino sarebbe stato fenomenale, perché sei in movimento sulla guerra di montagna, e quello scarponcino chiodato e ramponato è perfetto. Non è invece perfetto su una pianura quando tu ricevi l'ordine, come Valentino Di Franco con la Breda 30, dopo 7 giorni assiderato in una buca dove il terreno non si poteva scavare, e quindi piano piano col calore corporeo, un po' con l'elmetto, riesce a trasformarlo non in una trincea, in una cosa per defilarsi alla vista, se vogliamo essere, però stando fermi in quel modo subentra il congelamento. Quando lo vanno a recuperare la mattina, siamo al 26 dicembre del 42, praticamente il portaordine lo trova quasi semiassiderato, dice: ma tu che fai qua? Mi hanno detto che devo mantenere posizione e io sto qua. E alla fine vedete come, quando Hitler dà in Africa settentrionale l'ordine al ripiegamento, succede quello che succede. Questa è una carta russa originale che è sul volume di Selenia. Qui si legge Gruppa Armir, e questa è, e sono praticamente gli alpini, però in pratica vengono travolti, perché i russi si muovono a tenaglia come fanno sempre. Tra l'altro c'era stata una notizia molto importante, è stato citato il Giappone prima, perché a un certo punto perché i russi raggruppano i fronti di Vatutin e di Rogossovsky a Stalingrado e passano all'attacco? Perché l'intelligence russa dice, dopo l'ingresso degli Stati Uniti, che i giapponesi non avevano nessuna intenzione di attaccare la Russia sul versante asiatico. Quindi i russi possono prendere le truppe siberiane e portarle di qua e fare questo giochino, che è lo stesso praticamente che fanno gli inglesi quando sfondano ormai in alto. La Folgore sta già dentro la piana di Al-Karita, 70 km fatti a piedi in una zona completamente desertica, senza acqua, tirandosi dietro a mano cannoni da 47-32 soltanto con 4 colpi, e poi senza colpi perché possono intimidire i brancardi inglesi che arrivano, si avvicinano, mitragliano e si allontanano, però praticamente il destino è segnato per tutti e due. Loro vengono catturati, loro poi proseguiranno il corpo d'armata alpino fino all'epilogo di Nikolajenka, l'epilogo positivo per alcuni. E lui per esempio è un tenente, Gaetano Lenci, e ho parlato anche di lui. Lui praticamente è stato per anni cercato dalla famiglia, è stato uno degli ultimi caduti della Folgore, il 6 novembre del 42, proprio nella piana di Al-Karita, ed era il comandante, il tenente di Pelliccia, 4 battaglione. E qui sono quelli della Folgore che si arrendono, e qui sono praticamente quelli degli alpini che si ritirano. E verrebbe da dire: che conduzione della guerra è? Perché in effetti ci fu un impiego tutto sommato immotivato, no? Perché poi quando le cose vanno male per i tedeschi, e sto chiudendo, a quel punto è Hitler che chiede di avere altri reparti, altri uomini. In quel momento la situazione in Africa settentrionale era diventata drammatica. Però ecco, anche quelle, io sono molto d'accordo col profilo fatto
dal generale De Chigi di Rommel, che è una figura in parte costruita anche dagli inglesi per rinforzare il mito di Montgomery. Montgomery, se voi pensate a una famosa pubblicità che si vede in televisione, spesso ci piace vincere facile. C'aveva praticamente una tale superiorità di mezzi e poi riesce praticamente a giocare sul terreno di Rommel, impedendogli quello che Rommel faceva. L'ultima volta che Rommel cerca di fare l'avanzata larga per arrivare alle spalle finisce alla Melalfa, dove la seconda battaglia di El Alamein, cosiddetta, dove praticamente gli inglesi già si erano fortificati. E con in pratica lo schieramento El Alamein, la guerra che in quel momento era stata, come ha dipinto molto bene il generale De Chigi, una guerra quasi di navi nel deserto, di movimenti continui, veloci, eccetera, diventa una battaglia della prima guerra mondiale, di posizione, con una linea che è impossibile a girare, con l'altro che è quattro volte più forte di te e con te che dietro non hai nulla. Dal punto di vista invece della nostra esperienza in Russia, spendo l'ultima parola, prima di chiudere, sul ruolo enorme che ha avuto la sanità militare e che ho cercato di descrivere nel portare in salvo con i treni militari i feriti e congelati dalla Russia. È stato un lavoro straordinario, con dei treni esposti ad attacchi aerei o attacchi di partigiani che erano molto, molto attivi nelle zone dell'attuale Ucraina, tra l'altro treni e convogli speciali a tripla guarnizione che tenevano caldi, eccetera, che hanno salvato diverse migliaia di persone. Io con questo ho cercato di delineare un parallelismo e far vedere come in effetti fra chi soffriva a 40 gradi sopra lo zero e chi soffriva a 40 gradi sotto zero c'era questo miraggio del Caucaso. Da El Alamein dovevano arrivare da sotto, gli altri dovevano arrivare da sopra, ma come spesso succede, quando la storia mette in mano il movimento, il suo piano inclinato, come direbbe Mark Mazzauer, non è mai il finale quello che tu ti aspetti. E purtroppo questi ragazzi l'hanno pagato. Grazie. Ma io da quello che sto cercando di capire, alla fine del 42, i primi del 43, la guerra era già praticamente persa, ma questo era percepito, perché poi dura due anni. Io mi sono sempre chiesto il Giappone come pensava di poter vincere la guerra con gli Stati Uniti, ma questo vale anche per la Germania contro la Russia e per l'Italia, che comunque c'ha un ruolo marginale. Cioè, è possibile che nessuno si sia accorto ai piani alti, come si dice, che la guerra era irrimediabilmente persa? C'avete fretta? No. Allora, per quanto riguarda il Giappone, io sono abbastanza, anzi molto d'accordo con la linea che vede nell'attacco del Giappone a Pearl Harbor. Tra l'altro il Giappone ha sempre fatto attacchi preventivi, senza dichiarazione di guerra. Però quella cosa fu un azzardo, perché il Giappone praticamente aveva risorse per sostenere 10-12 mesi di guerra. Quindi per il Giappone era importante avere conquiste, perché era stato nell'anno precedente strangolato dagli americani, con il sequestro di tutte le navi, per esempio mercantili, nei porti americani. Quindi il Giappone avrebbe avuto una morte lunga, avrebbe avuto l'impossibilità di rifornire le truppe, che erano tantissime, che stavano schierate nel Manciukuo, eccetera, contro i cinesi nazionalisti, eccetera. Quindi questo è un discorso. Per quanto riguarda noi, la guerra era persa, probabilmente anche in ambienti del regime sì, tant'è che noi continuiamo, anche questo sarebbe un aspetto da approfondire magari in qualche altro incontro, continuiamo a tenere tantissime divisioni sul territorio metropolitano, perché quelle divisioni probabilmente dovevano servire a reprimere moti interni. Saranno poi le divisioni che alla fine non fecero nulla l'8 settembre. Poi faranno la resistenza, poi entreranno nel nuovo esercito. Infatti il mio intervento era un po' di raccordo fra El Alamein
e il nuovo esercito. Quindi da questo punto di vista, e chiudo sulla domanda, un altro reduce di cui ho raccolto le memorie e di cui probabilmente uscirà qualcosa, combatteva con la Repubblica Sociale, quindi qualcosa di spinoso. Lui si trova a, era in pratica aggregato a un'unità tedesca alla, ai Brandenburg, ai comando tedeschi, e loro si trovano in pratica nel gennaio del 45 a combattere contro i russi sui laghi Masuri. Quando questo ragazzo, ventenne, tra l'altro falsifica l'età, non dice nemmeno quando si arruola dalle camicie nere che ha 17 anni, ma dice 16 anni, dice che ne ha 17 e falsifica la firma del padre per arruolarsi, perché lui sente che stanno sbarcando gli americani e lui vuole fare qualcosa in Sicilia. Quando lui arriva nei laghi Masuri a gennaio del 45, una città che oggi è polacca, non mi ricordo il nome, ma si chiamava Hagenburg, tedesca, e vede un treno militare tedesco sui binari, lui pensa, ma i tedeschi con queste armi quanto mai perderanno la guerra? Quindi noi chiaramente vediamo, noi abbiamo già visto la fine del film, però loro in quel contesto, in quel momento, stavano vivendo il presente, che per noi è scritto sui libri ormai come passato. Dice col senno del poi è facile fare una certo. Storia. Grazie Francesco. Grazie. Adesso diamo la parola e l'ultimo intervento, in parte conclusivo, al generale di divisione Leonardo Brizzi, che è stato paracadutista e direttore delle analisi dei conflitti della scuola di guerra e docente di strategie globali presso la scuola di guerra. Il generale Brizzi ci parla Folgore e Nembo, scenari di impiego a confronto. Prego generale. Grazie. L'eroismo dei paracadutisti non finisce in Africa settentrionale. Questo è un concetto che desidero enunciare subito, perché spesso con estrema facilità, superficialità anche, con il nome Folgore crediamo di dire tutto ciò che è la storia dei paracadutisti. Non è vero. Sarebbe una grossissima ingiustizia, perché appunto l'eroismo dei paracadutisti non finisce in Africa settentrionale, ma prosegue. Non vi spaventate da questo elenco di argomenti, ma era soltanto per ricordare che come ognuno di noi nella nostra vita quotidiana prende le sue decisioni, si comporta in maniera particolare sulla base dei condizionamenti di tutti gli scenari in cui è coinvolto, scenari politici e economici, scenari culturali, scenari affettivi che condizionano il comportamento di ognuno di noi e le nostre decisioni. La stessa cosa succede per le unità militari. Quindi capire come questi scenari influenzino l'impiego delle unità è un aspetto particolarissimo della guerra, che soprattutto per i non addetti ai lavori forse avrà il sapore della completa novità. Quando faccio lezione di storia mi preoccupo sempre di evidenziare e di dare subito risposta a spettatori giovani come lei e dire: ma a me chi me lo fa fare a stare qua? A parte la sua sete di cultura, di sapere, cioè, ma a me che me frega? In maniera molto non politicamente corretta, io sono non politicamente corretto dalla testa ai piedi, ok? Che mi frega a me sentir parlare della divisione Nembo adesso, alle circa 18:05 di questa sera venerdì, in cui per molti giovani inizia la vita, giusto? E allora cerco sempre di dare una risposta, non la chiedo a lei. Lei è abruzzese? Benissimo, di loro. Ah, benissimo. Allora, che
che ne frega se sapete della folgore? Allora vi ricordo, questi sono alcuni dei nomi degli eroi che sono stati citati in maniera generica, invece no, io sono sempre molto pragmatico. Guardi un po', c'è uno nato a Pizzoli nel 21, lei ha sentito delle date, medaglia di bronzo ai Lalamei, c'è un atto di Montereale, caduto in Tunisia, tra l'altro ricordo, non per fare lezione ai colleghi, che la folgore non finisce ai Lalamei, ma i resti continuano e combatteranno ancora eroicamente in Tunisia e saranno gli ultimissimi ad arrendersi, anche dopo i tedeschi. Quei chiacchieroni, perché Rommel aveva un difetto il suo comando, parlavano troppo in continuazione con quella macchina che credevano ultra segreta e che invece la conoscevano tutti. Adesso signore le svelo un segreto nato di cui tutti parlano. Questi tedeschi sono talmente tedeschi che hanno continuato a usare questa macchina che conoscevano tutti anche durante i primi anni della loro appartenenza alla NATO. Pensi un po' che testa. Fino a quando un giorno gli americani gli hanno detto: ma voi state facendo questo, i tedeschi, tu come lo sai? Me l'hanno detto gli inglesi, così. Perché gli inglesi hanno continuato a spiare i tedeschi anche quando i tedeschi facevano parte della NATO. Chi gliel'ha detto? Gli americani. Allora, finalmente hanno capito che quella macchina ultra segreta la sapevano tutti. Oh, beh. Allora, poi c'è un atto di Castel di Sangro, di questo ragazzo battaglione nel folgore, poi ce n'è un altro di Teramo, e poi c'è un sergente maggiore di San Demetrio, guardi un po', che se ne ha una medaglia di bronzo ai Lalamei, ma aveva partecipato anche al lancio sul Cefalone. Quindi vede quanti abruzzesi, ma anche ci sono abruzzesi nella Nembo. Mi fa la cortesia, vuole leggere? Sì, venga, si vede. Allora, Marino Degidio Preturo, Reggimento Nembo, poi vado avanti, sì, sì, leggo tutto. Però si dice la croce di guerra a valore militare. Sì. Sottotenente Osvaldo Galli, tenente sì. Colonnello Leandro Giaccone. Lei è a Milano. Guardi, di questo tenente colonnello, artigliere, titolo scuola di guerra, dovrebbe essere particolarmente fiera, perché lei è appena come lui. Quest'uomo è stato di una grandezza militare eccezionale, quest'uomo è quello che ha firmato la resa di Roma, non lo sapeva, il 10 settembre, dopo che Leuccio e compagni era scappato. A un certo punto questo tenente colonnello è l'unico che trovano sulla piazza e che gli dicono i generali italiani: io non faccio nessuna difesa di casta, sono critico nei confronti dei generali italiani, esattamente come potrebbe essere comunque altro cittadino, e gli dicono: vai a firmare tu la resa, perché nessuno aveva il coraggio di firmare la resa di tutte le grandi truppe italiane attorno a Roma per difendere il re. Secondo la mia ipotesi non c'era la divisione Nembo, l'hanno mandato in Sardegna perché era troppo fascista e quindi si sono tolti di mezzo una divisione che poteva dar fastidio l'8 settembre, ma questa è la mia valutazione. Continua a leggere. Il penultimo, e poi l'ultimo. Tenente di complemento, Don Valentino Pacchia, Pietrani. E chi è? Pietrani. Uno spagnolo, uno spagnolo. No, è uno. Chi è? Bravissimo. Cappellano, 184esima sezione, Folgore. Quindi anche,
per gli abruzzesi, ci sono i cappellani unitari che sono stati degli eroi nella divisione del tempo. L'ultimo sottotenente, sempre di complemento, Celiandro Proberzi Curti L'Aquila, un altro cognome tipico aquilano, che si mette una medaglia di bronzo al valor militare dove? Sul campo a Chieti 9 giugno 1944. Lei pensi un attimo, lei è abruzzese, io non lo so, sono abruzzese acquisito, le pensi questo ragazzo, glielo dico io, comandava il protone di Prodisti della Nembo, che a Chieti hanno tolto le micce dalle mani ormai dei cadaveri tedeschi che stanno facendo saltare mezza città di Chieti, e il 9 giugno del 44 liberano la città di Chieti ed è a Milano. Ma lei si immagina questo ragazzo che combatte della sua terra per liberare la sua terra e che continuerà a combattere anche dopo, altro che tutti a casa. Lei capisce, era Chieti, anche se le distanze, diciamo così, non c'erano le autostrade, però è chiaro che una volta fatto l'eroe voleva mandare, che me frega, mo mi fermo, prendo l'autobus, prendo la tua e vado all'Aquila. E invece no. Che è successo all'Aquila? Allora, faccio adesso la domanda. Che ci azzecca lei qua stasera a Aquilana parlare della Nembo? Allora, ne dica uno. Vabbè, questo, abbia pazienza, ma questo, nessuno è perfetto, nessuno. Anche questo nessuno è perfetto, non signore. Allora, fate le tempo a tutaggi. La Nembo ha liberato la sua città. Non sono stati gli alpini, ma il 13 giugno, vede quella gobba a sinistra che fa la freccia che da Chieti arriva all'Aquila. E il 13 giugno i paracadutisti, i motociclisti, liberano la città di Aquila. La Nembo, cioè a Nembo, perché stiamo a parlare della Nembo qua. E adesso invece parliamo di cose un po' più alte, tra virgolette. Scenario a livello di politica nazionale. La politica di sicurezza nazionale la fa il governo. E durante la Seconda Guerra Mondiale il Presidente del Consiglio dei Ministri, chi era? Sempre lei? Mussolini. Okay. Quando quindi opera la Folgore e Mussolini, quando opera la Nembo invece chi è? Maresciallo Badoglio, che va al potere, cioè va al potere, gli dà il potere il re, dopo il 25 luglio. E lui il Presidente del Consiglio. Quindi sono i massimi responsabili di quello che è successo in quel periodo. In questi anni, ormai sono tanti miei, sento spesso delle formule assolutorie. Guardate che non è così. Mussolini è il primo responsabile della politica nazionale di sicurezza fino al 25 luglio. Badoglio lo sarà dal 25 luglio al 18 giugno e poi sarà un tizio che si chiama onorevole Bonomi. Sotto la Folgore, che abbiamo sentito ben descrivere, opera in un ambito di alleanze tra Italia e Germania molto forte e paritaria. Non bisogna nasconderselo, anche se qualcuno dice il contrario. Invece i paludisti della Nembo operano dopo
soprattutto l'8 settembre, in un ambito del collasso di tutto lo Stato. Chi dice che sono collassate solo le forze armate dice una bugia. Poi c'è l'indeterminatezza, perché il maresciallo Badoglio fa dichiarare la guerra alla Germania soltanto il 13 ottobre, cioè dire più di un mese dopo l'8 settembre. Quindi quello che succede ai militari italiani dall'8 settembre al 13 ottobre è esclusiva responsabilità del re e del maresciallo Badoglio. Qualcuno ha detto, dichiarando guerra alla Germania, l'Italia ha sanato le cose. No, lei che studi ha fatto? Classico. Di diritto ha mai sentito parlare? Allora, qual è la norma principale del diritto penale civile? Le leggi non sono mai retroattive. Quindi la legge internazionale sui prigionieri di guerra non può essere retroattiva dal 13 ottobre all'8 settembre. Quindi quello che è successo a centinaia di migliaia di militari italiani, ed eccola, oggi si direbbe fake news, no? Vabbè, una sciocchezza, è responsabilità esclusiva del re Vittorio Emanuele III e del maresciallo Badoglio. Punto. Ecco la firma del patto fra Italia e Germania, ed è il patto che ci ha fatto scendere in guerra. Questo invece sono sempre i giornali che mettono in evidenza due eventi nel cui scenario hanno parlato i parodisti dell'anello. Vuole leggere, si deve vedere la seconda riga sotto la Badoglio del nominato capo del governo. Che c'è stato scritto? Un programma italiano di imperatore che assunto il comando di tutte le forze armate. Bravissima! Il re assume il comando di tutte le forze armate. Prima non lo era, perché Mussolini ha chiesto e ottenuto dal re il comando supremo di tutte le forze armate dal giorno della dichiarazione di guerra, 10 giugno del 40, quindi il responsabile numero uno di tutto quello che ha sentito si chiama Benito Mussolini, comandante supremo delle forze armate italiane. Tutto quello che succederà dal 25 luglio in poi è responsabilità esclusiva del re, che ha riassunto il comando delle forze armate italiane. E su queste cose bisogna averle delle chiare, perché ogni tanto poi dice, ah, il re poverino non era responsabile che cosa. A livello politica militare, scendiamo di livello, che a livello ministri, perché i ministri fanno la politica militare, i ministri della guerra o della difesa. Leggo ancora, a sinistra, è il ministro, l'unico, avanti. Cioè la Folgore opera in una situazione in cui c'è il sostegno costante di tutta l'Italia nei confronti dei colonisti e di tutti i militari, come poco fa è stato detto bene. Poi? Elevata fiducia del nostro popolo verso terra e l'esercito anche per il successo in Etiopia nel 35-36 e Spagna 36-39. Ok. Italia elevato. Adesso lo lascio riposare. Signora, sì,
cosa le hanno sempre detto che sul nostro essere guerrieri, noi italiani, cosa si dice normalmente? Che non si vale molto. Guardi però, anzi, che non si vale molto e arrivano sempre ultimi. Questa è una sciocchezza. Io, scusate, sono molto nazionalista, non so usare la lingua inglese, da siciliano ci sono tante bellissime espressioni che danno la pienezza del concetto che quello che viene detto su di noi italiani è una sciocchezza. Perché noi iniziamo le guerre mondiali 4-5 anni prima degli altri. La prima l'abbiamo iniziata nel 1911 invadendo la Libia e il Dodecaneso, e la seconda l'abbiamo iniziata nel 35 andando a rompere i gabbasisi agli etiopi e dopo, non contenti, in Spagna. Quindi altro che arrivare ultimi, arriviamo prima, abbondantemente prima degli altri. E quando arriviamo all'inizio della guerra mondiale siamo già stanchi, ovviamente, di 4-5 anni di guerre. Ok? A destra, signora, sempre, cosa legge? Allora, sfiducia. Sfiducia di parte di partiti e popolazione verso le forze armate. Cioè, dopo l'8 settembre, i rinati partiti vedevano il loro uniforme come fumo negli occhi e dicevano: voi siete monarchici. Guardi il paradosso della Nembo. La Nembo in Sardegna viene accusata di essere fatta tutta da fascisti e appena sbarca sul continente viene accusata di essere tutti quanti fatti da monarchici. Cioè noi italiani siamo capaci della nostra propaganda. Poi il morale com'era? Altro che preudisse la May, dove dietro sentivano di avere compatto tutta l'Italia, i preudisse la Nembo dovevano evitare i disfattismi, i giornali che parlavano male delle forze armate e la popolazione che diceva: ma chi te lo fa fare? Andate a casa. Tanto faranno tutti gli americani. Perché tanto faranno tutti gli alleati? Perché c'era stata una propaganda. Oh, signora, no. A quel punto gli italiani, gli americani le hanno viste sul serio. Prima le hanno viste solo con i bombardamenti, poi li vedono arrivare con i loro migliaia e migliaia di automezzi. Li vedono arrivare con una domizia di roba da mangiare, è una cosa spaventosa, quindi percepiscono subito che veramente, ma guarda, ci pensano loro. Allora, ecco come, guardi, questo ve lo devo far leggere a lei, signora, anche se è un'alta gerarchia della fondazione. Legga l'ultima frase in rosso. Tra eccezionali difficoltà di ordine materiale e più ancora di ambiente spirituale e morale. Questa frase l'ho copiata dalla motivazione della medaglia d'argento al valor militare che quel tenente colonnello Aquilano ha meritato. Cioè, gli hanno detto: sei stato così bravo perché hai costituito il reggimento di artiglieria paracadutisti fra eccezionali difficoltà di ordine materiale, cioè non c'era nulla, ma soprattutto di ambiente spirituale e morale. Cioè degli italiani che gli dicevano: ma chi te lo fa? Quando è finito il mio tempo, dicono: comandante supremo, ma chi era il comandante supremo delle nostre forze armate? Ancora Mussolini.
Ecco, dico, Mussolini ha avuto il comando supremo delle forze armate, quindi è il primo responsabile di tutto quello che è successo durante la seconda guerra mondiale. Lei non lo sa, ma neanche Hitler era il comandante supremo delle forze armate tedesche, o meglio, non lo è stato fino a luglio del 1941. Dopo le sconfitte tedesche in Russia ha detto, vabbè adesso ci penso io. Quindi Mussolini nella sua arroganza invece si riteneva capace di guidare le nostre forze armate e l'ha fatto fino a quando non è stato arrestato, cioè il 25 luglio del 1943. Quindi possiamo avere tutte le nostre idee politiche, ma la responsabilità di Presidente del Consiglio, di Ministro della Guerra e di Comandante Supremo delle Forze Armate è lui il responsabile numero uno. Responsabili numero due, tre e quattro sono i capi di Stato Maggiore. Vero è che all'epoca il capo di Stato Maggiore Generale e dell'Esercito non avevano il ruolo e l'importanza che hanno oggi. Erano un po' delle figure di secondo piano, però sempre uomini responsabili anche loro e comunque ai vertici delle forze armate. Dopo l'8 settembre, lei stessa ha detto che chi riprende il comando delle forze armate? Il re. Quindi il re dal 25 luglio è il responsabile numero uno. È inutile che ce la stiamo a raccontare. Era lui il comandante supremo. Fortunatamente, quando arrivano gli americani, non lo considerano né lui né il cosiddetto luogotenente del regno, che non si capisce bene tuttora cosa faceva e che poteri aveva. Ecco perché ho scritto punto interrogativo. Per le fortune d'Italia, però, arrivano in quel periodo due generali bravissimi, che sono stati sia in Russia che in Africa settentrionale, Mess, e poi c'è Berardi. Grazie a loro, ed ecco la mia onestà e franchezza, noi siamo qui in questa sala oggi. Se abbiamo ripreso una certa dignità di popolo è grazie a questi due generali, che sono stati gli unici che veramente hanno lottato per dare a tutte le residue forze armate italiane quella dignità e quel coraggio di liberare l'Italia. Chi era il vero comandante alleato nel Mediterraneo? Era il famoso generale Eisenhower. E poi ci sono altri, ma andiamo avanti. Adesso però, signora, con il piacere di averlo rivisto, vuole leggere perché io con l'età ogni tanto fatico. A sinistra la folgore. Elevato accentramento di autorità e responsabilità da parte di Mussolini. Ho detto elevato per esagerato. Era tutto lui, tutto lui. Sue le decisioni con acquiescenza capo dello Stato Maggiore. Cioè i capi di Stato Maggiore completamente obbedienti. Nessuno mai a iniziare da Badoglio gli hanno detto ma guardi che forse si potrebbe fare così, no? Quindi tutto ciò che pensava il buon Mussolini, i nostri vertici militari fino al 25 luglio hanno sempre detto ma che bella idea che ha avuto caro Duce, solo questo, avanti. Comandanti italiani. Italiani liberi nella definizione, strategia e pianificazione campagna in Africa settentrionale. Questa è un'altra tragedia italiana. L'Africa settentrionale è la nostra
era una colonia nostra, la massa delle truppe erano nostre e chi comandava? Rommel. Teatro Africa settentrionale prioritario per Italia, secondario per Germania. Questo aggrava la situazione, cioè quell'Africa era il nostro teatro principale, solo quello dovevamo fare, persa l'Africa orientale, e ci facciamo soffiare il comando, a livello operativo lo vedremo, da un tedesco. Va bene. Poi? Manovra strategica offensiva da sviluppare nel deserto libico egiziano con obiettivo sì. Suez. Ecco, era questo che in effetti lo dicevano tutti, anche prima di Rommel, lo dicevamo anche noi italiani. Però, insomma, l'obiettivo era arrivare a Suez. Non c'è arrivato nessuno, né italiani né tedeschi. A destra. Inadeguatezza, comandante supremo da ottobre 1943, solo formale. Cioè, il nostro Reuccio, comandante supremo, proprio del tutto inadeguato. Poi, dopo l'ottobre 43, gli americani ci senti, fai quello che ti pare con la tua corte, fai quello che ti pare col tuo figlioccio, locotenente, fate quello che vi pare, tanto qui voi non contate nulla. Avanti. Maresciallo Messe e generale Berardi, ruolo di spicco per rinascita forza. Quello che ho detto poco fa. Nessuna partecipazione dei comandanti italiani, sì, nella definizione alleata della strategia per la liberazione italiana. Cioè, dopo l'ottobre 43, quando dovrebbe scattare questa cobelligeranza, cioè siamo alleati. Se ne va sulla Treccani, trova pagine di definizione, un termine molto strano. Sì, al contrario, ma infatti, vabbè, adesso tu mi hai stimolato. Perché gli americani ci dicono cobelligeranti? Perché Mussolini all'inizio della guerra aveva detto ai tedeschi e al mondo: noi siamo non belligeranti. Cioè, su questo gioco delle parole noi italiani siamo bravissimi, però gli altri popoli ci prendono per i fondelli. Allora, prima non eravate belligeranti, adesso siete co-belligeranti. Che vuol dire? Nessuno. Cioè, i nostri generali, ancorché bravissimi, Messe e Berardi, non hanno mai partecipato a nessuna vera decisione per quanto riguarda il teatro italiano, che era ovviamente prioritario per noi, però per gli alleati l'Italia era un fronte secondario. L'ultimo. Manovra strategica alleata offensiva da sviluppare nel montuoso territorio italiano con obiettivi il confine nord orientale. Bene, questa però se la sono inventata gli alleati. Anche loro volevano puntare all'Austria ex Jugoslavia, però essendo alleati non hanno percorso la via più breve, che sarebbe stata la via adriatica, no, hanno preso la via tirrenica. Cioè, questo vuol dire che anche di loro di strategia non è che ci capissero molto. Scenari a livello operativo. Chi è comandante operativo? È il comandante che, di quello che si dice realmente il teatro di operazione, ovvero sia il massimo. Chi era? Sì, bravissimo. Balbo. Maresciallo Balbo. È stato citato poco fa dal collega, chi è chiaro? Un superuomo che la disgrazia ha voluto fosse ucciso da italiani, fuoco amico. Ma lui era il comandante operativo e le posso assicurare che se fosse rimasto in vita, ma quale nome? Ma neanche Hitler sarebbe stato in grado di piegare la sua autorità e responsabilità. Balbo avrebbe sempre detto: qua sono io il comandante operativo in Libia e mo si fa quello che dico io. Tant'è vero che ha fatto nascere la prima scuola di parodisti, non è mica nata in Italia, è nata in Libia. I primi parodisti, c'è qualche libico presente? No.
I primi paolisti sono stati ufficiali e sottufficiali italiani e la massa sono stati IBC. Questo però non bisogna dire, perché magari qualche nipote che sta scappando da lì è un nipote di quelli che era paolisti. Vabbè, lasciamo perdere, lasciamo perdere. Però arriva Rommel e si rompe il giocattolo, perché il comandante italiano, che era baschico in quel momento, si ritrova un insubordinato costante. E cosa fa Mussolini e il suo capo di stato maggiore generale Cavallero? Invece di dire a Rommel non rompere i gabbasisi, a Bastico gli dicono: Bastico, falletti le vacanze, vai al mare, che alla guerra ci pensa Rommel. Che passa alle dirette dipendenze mie. Cioè Mussolini dice al suo comandante operativo: fatti da parte, perché adesso sono io e Rommel che cercheremo di vincere la guerra in Africa settentrionale. Lasciamo aperto. A destra invece, a destra è molto più chiaro. Non contiamo niente e continueremo a non contare niente a livello operativo sul territorio nazionale. A livello, ecco, questo è molto più bello e vivo. Prego, signore. Operazione nel territorio, teatro di operazioni, condizioni. Non suggerisca molto. Meno male che c'era lui, sono le figuracce. Condizionante età, terreno desertico, grandi difficoltà logistiche per rilevante lunghezza catena logistica, mare, terra, scarsa motorità come concentrazione meccanica, unità italiana. A destra? Operazione nel teatro di operazione, condizionante età, quasi inesistente sostegno logistico, pur se catena logistica da realizzare è su parte del territorio metropolitano. Metropolitano. È una bella espressione per dire territorio nazionale, ma a me piace molto. Sì, infatti, territorio metropolitano. Ma l'hanno copiato perché adesso ci sono le città metropolitane, ma poiché lo dico da anni, mi hanno copiato. Avanti. Nessun mezzo meccanico corazzato, pochi motori, allora, presenza popolazioni italiane. Mentre in Africa non c'avevamo la logistica perché è enorme difficoltà, i paludisti della Nembo dice: ma siamo sul territorio metropolitano, che fine hanno fatto i nostri depositi, le nostre polveriere, i nostri depositi di carburanti, altro che i tedeschi. Cos'era successo? Che tedeschi, americani e moltissimi italiani hanno avuto accesso, diciamo così, a questi depositi dopo l'8 settembre. E quindi sono sparite le scarpe con gli chiodi o senza chiodi, è sparita la benzina, è sparita l'uniforme, sono spariti i mezzi che sono andati a forcellare, eccetera, eccetera. Quindi alla fine i paludisti dicevano: ma come? Siamo qua! Catena logistica a chilometro zero, come si dice oggi, no? E non abbiamo niente! Perché si erano, altri si erano impossessati di quello che era dell'esercito o delle forze armate. Quindi arte dall'arrangiarsi. Gli ufficiali di artiglieria dei paludisti andavano in giro per le campagne a recuperare i proiettili abbandonati, andavano nei depositi di munizioni a recuperare quello che non avevano. Non avevamo nessun mezzo. Stavolta però non è la colpa che non ce l'avevamo, a parte i furti, è perché gli americani hanno detto: paludisti della Nembo, voi automezzi zero, cingolati, non se ne parla proprio. E quindi paludisti della Nembo, armi, zainetto, munizioni in spalla. Ma la cosa più eclatante
della differenza di impiego è questa: la presenza della popolazione. La guerra in Ucraina, adesso siamo tutti esperti dei condizionamenti della popolazione nell'operazione, ma quella non era una popolazione qualsiasi, era italiana. I paludisti della Forcore, come ha accennato il collega, in Africa la popolazione non l'hanno mai vista. Infatti le operazioni in Africa settentrionale sono le ultime nella storia dell'umanità sviluppate in aree non urbanizzate, come si dice oggi. Guardate che vuol dire. Caliamoci nell'uniforme di tela. I paludisti della Nembo hanno portato l'uniforme di tela dall'estate del 43, quando c'è stato l'armistizio, fino al settembre 1944. Hanno fatto tutto l'inverno, sempre con la stessa uniforme di tela. Poi finalmente gli hanno cambiato uniforme, bellissima, nuovissima, efficientissima, che era quella inglese. Da settembre del 44 tutti i militari italiani hanno avuto un uniforme inglese. Ma che significa? Guardate, la popolazione era quella che italiana, era quella che ancora viveva sotto l'incubo dell'occupazione tedesca. Qualcuno politicamente corretto dice sempre occupazione nazista. È una bufala, perché nazista è colui che era iscritto al Partito Nazionale Socialista, oppure chi faceva parte della divisione delle Waffen-SS, che giurarono fedeltà a Hitler e non alla Germania. Questi sono i nazisti. Tutti gli altri sono tedeschi, ma poiché abbiamo il complesso di inferiorità nei confronti dei tedeschi, noi continuiamo a dire che eravamo sotto schiaffo, sotto le stragi dei nazisti. Non è vero. E qua in Abruzzo, Pietranzieri, lo conoscete tutti, no? Tutti dicono che è una strage fatta dai nazisti. Non è vero. È stata fatta una strage fatta dai tedeschi, perché di Waffen-SS a Pietranzieri non ce n'era manco uno. Uguale. Quindi però qualcuno, per non irritare la grande Germania, oggi continua a dire è colpa dei nazisti. No, è colpa della Wehrmacht, cioè l'esercito tedesco. In Italia c'erano pochissime unità di Waffen-SS che, guarda caso, fucilavano. Ma gli italiani erano ancora sotto i bombardamenti, perché nonostante l'8 settembre gli alleati continuavano a bombardare l'Italia. A livello tattico, continua anche lei. Sì, comunque glielo dico io, comandante, l'ha stato già citato, il generale Frattini, tra l'altro, gli ho avuto il piacere di conoscere non Frattini, ma suo pronipote, che è l'attuale presidente del Consiglio di Stato d'Italia, ex segretario generale della presidenza del Consiglio di Berlusconi. Ma non è una coincidenza, Berlusconi, figuriamoci se lo sapeva. Chiaro. Comunque, la Folgore aveva sempre, fra tutti i comandanti, un grande spirito di collaborazione. La Nembo, invece, la Nembo ha avuto un po' di disgrazie, perché era inserita nel corpo d'armata britannico e devo dire che, insomma, poi no, con i polacchi si andava d'amore d'accordo,
ma il generale Utile e il generale Morigi hanno avuto qualche problemino di public relation con i britannici, con questo generale Olfrey, anche perché i britannici avevano ragione. Ma cosa era successo? Ve lo dico subito. A Chieti, il 9 giugno, Chieti viene liberata dai paludisti della Nembo. Bravissimi. Però Chieti non era nel settore dei paludisti della Nembo. E quindi questo, insomma, per noi militare è un po' un'invasione di campo, insomma, ecco. Chi doveva liberare Chieti? La quarta divisione indiana del corpo d'armata britannico. Ma perché doveva essere la divisione indiana? Perché in quei giorni, e ricordo, era stata liberata Roma pochi giorni prima. Ma da chi? Dagli americani. Qualche giorno dopo quella liberazione succede una cosa enorme: lo sbarco in Normandia. E gli inglesi dicevano: e noi cosa possiamo fare? Perché questo è un ragionamento che succede anche se Monti non lo dirà mai. Nei nostri contingenti multinazionali, guardate che si ragiona ancora così, cioè c'è una sana rivalità, diciamo così, tra tutti i contingenti, sana rivalità. Beh, anche all'epoca i britannici dicono: e noi? Cioè, gli americani liberano Roma, gli americani fanno la parte da leone in Normandia, e noi che facciamo? Allora questo generale Olfrey dice: e noi liberiamo, mi dispiace per gli aquilani, liberiamo la città più importante dell'Adriatico e suo introterra, che all'epoca era Chieti. Chieti, lo dico da ex comandante, era il capoluogo militare degli Abruzzi, non l'Aquila. Quindi per i britannici, vabbè, ci accontentiamo e liberiamo Chieti. A un certo punto però sti paludisti, che dovevano dargli una mano per occupare Chieti, invece di dargli una mano li sorpassano e arrivano per prima a Chieti. Vi potete immaginare quel generale come era un po' alterato. Non esiste nessuna traccia storica, perché quel generale, dopo il 9 giugno, si chiama il generale Utili e il generale Morigi, e riconvoca il rapporto, come si dice in gergo militare. Non esiste traccia di quello che gli ha detto, giustamente. Adesso poi vedrai cosa dico su Garibaldini. Allora, si altera, perché in effetti gli ha tolto il giocattolo da sotto il naso. Però i britannici sono sempre molto pragmatici, e dopo quello scambio di idee a quattro occhi, anzi a sei occhi, quel gesto generale inglese cosa decide? Chieti appartiene al settore del Corpo Italiano di Liberazione. Avete capito? Cioè, dice: vabbè, l'avete occupato voi, l'avete liberato voi, e adesso ve lo tenete. E quindi viene sanata in maniera diplomatica questa. Vedete, i rapporti non sono mai, non è questione Rommel con gli italiani, ma tutti i generali in genere. Montgomery in Italia ha fatto delle figuracce incredibili, e da siciliano ve lo posso testimoniare. Ha preso schiaffi a finire da un certo generale, altro buzzurro, eccetera, eccetera, venuto dal Texas, che si chiamava Patton, che andava in giro con due pistole, tipo Far West, con d'argento, col calcio d'argento, e si muoveva così. Immaginate questo cowboy che si scontra con questo signorino tutto inglese di Montgomery, che credeva di essere appunto dopo Napoleone, eccetera, eccetera. Però Patton gli dimostra con i fatti che lui è un vero generale, Montgomery no.
generale. È finito. Volevo soltanto un'altra differenza. Ad Ella Lamene, come è stato messo in evidenza, la Folgore soprattutto si è difesa, quindi ha attuato procedimenti tattici difensivi. La Nembo invece in Italia ha attuato sempre procedimenti tattici offensivi, soprattutto di inseguimento, ma soprattutto quello che noi chiamiamo molto bene, non alla scuola di guerra, cara, combattimenti di incontro. E chi li faceva questi combattimenti di incontro? Questo è un mio ex allievo che è anche un pittore, ecco Utili, guardate la strada che ha fatto da Lanciano, deviazione verso L'Aquila, eccetera eccetera, settembre 44 si ferma per diventare in uniforme inglese gruppi di combattimento e quindi si scioglie il circo. Eccolo qua, guardate Morigi, guardate questa foto e poi con questa finisco. Questo è un generale ed è un generale dei Paludisti. Con tutta immodestia, i generali paludisti di oggi o chi è comandante paludista di oggi, di ieri, non ha paura di mischiarsi con i propri uomini. Quel generale Bastico, che comandava, comandante operativo dell'Africa settentrionale, è stato ripreso, e chi è militare qui mi capisce, più di una volta da Mussolini, che gli diceva: ma vai avanti, possibile che tu sei migliaia di chilometri dietro i tuoi uomini in prima linea? Questo è Morigi. È una scampagna, sembra una scampagnata di Boy Scout. Qualche giorno dopo inizia l'offensiva italiana, molti di questi ragazzi moriranno per liberare l'Abruzzo e il resto d'Italia. Ecco, questo è Curzio Malaparte, non io. Chi, sapete chi è Curzio? Lei lo sa chi è Curzio Malaparte? Lo sapete. No, signora in fondo, figlia di tanto padre. Di Cotanto. Di Cotanto, vabbè. Cotanto. Beh, Curzio Malaparte è stato uno che è stato fascista, antifascista, comunista, tutto il contrario di tutto, però questa foto è vera, cioè lui ha fatto una foto ai piedi dei paludisti della Nembo. Vabbè, questo è un organico, eccoli qua. Chi è venuto all'Aquila e poi veramente finisco? Eccoli qua. Paludisti motociclisti che per primi, 13 giugno del 44, sono arrivati all'Aquila. Grazie. Grazie al generale Brizzi che ci ha raccontato una storia in modo vivace e sicuramente interessante. Il pomeriggio direi che è finito, è stato un bel pomeriggio, abbiamo parlato di tante cose interessanti, abbiamo parlato di un periodo della nostra storia sicuramente difficile. Come è difficile anche il momento attuale, abbiamo una guerra in Europa che fino a qualche anno fa non avremmo mai pensato che potesse accadere, abbiamo avuto la pandemia, perciò io vorrei concludere questo nostro incontro con una parola di speranza e vorrei citare un cantante italiano, Battiato, che in una sua canzone fa dire queste parole: e il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'ingrunire. Bene, noi dobbiamo tutti sentirci impegnati a trovare l'alba dentro l'ingrunire. Grazie a tutti. Solo chiedere ancora solo veramente un minuto perché io vorrei ringraziare proprio il professor Marinelli.
che ci ha accompagnato in questo pomeriggio, professor Marinelli, perché ci sono tante persone che non sono dell'Aquila in sala, e oltre a essere il presidente della sezione abruzzese della deputazione di Storia Patria, è ordinario di diritto privato, insegna anche storia all'Università degli Studi dell'Aquila, e siamo a casa della fondazione. Tra l'altro questo è un palazzo storico, è il Palazzo dei Combattenti, è il palazzo dove durante la Seconda Guerra Mondiale i congiunti venivano a chiedere notizie sui propri soldati al fronte. Quindi questa è una struttura importante, la fondazione ci sta ospitando, e tra l'altro il professor Marinelli è anche presidente del consiglio della fondazione, alla quale va il nostro grazie per averci supportato e ospitato in questa serie. Io vorrei veramente un applauso.